progetto SeeToSeek che vedremo poi in dettaglio sulla rete Natura 2000, e siamo interessati principalmente a raccontare la Sardegna, a raccontare noi e farci raccontare da chi è presente in Sardegna cosa c'è in Sardegna, sia a livello di rete Natura 2000 sia a livello di mobilità ciclistica. E quindi sono contento e ringrazio immediatamente dell'ospitalità che ci avete dato, dell'opportunità di fare questo workshop qui, ma anche il contributo che ci avete dato per organizzare il viaggio. E do la parola a Paola Zinzula, direttore generale della difesa dell'ambiente e della regione, e che ci fa dei saluti. Buongiorno a tutti. Sentite? Sì. Molti di voi mi conoscono, siamo colleghi. È un piacere come Regione Sardegna, in particolare come assessore d'ambiente, parlo anche per conto dell'assessore che non è potuto venire qua per i suoi impegni pregressi. Quindi un grande piacere ospitare questo incontro che è conclusivo di questa tappa, di questo progetto comunitario che vede coinvolte 7 regioni, tra cui Andiamo. Siamo quindi onorati di essere stati prescelti in questo tour fisico, proprio non virtuale, in questo tour nella nostra regione. I siti Natura 2000, come tutti sanno, sono al centro delle nostre politiche ambientali, come tante altre cose, e questo progetto è andato nel cuore dei nostri siti Natura 2000 e ha sviluppato fisicamente proprio la fruizione di questi luoghi, è andato nelle scuole, ha spiegato a quelli che saranno i futuri cittadini del nostro territorio, i futuri fruitori e anche sfruttatori del nostro territorio quali sono i punti cardine e i valori essenziali dal punto di vista ambientale ma anche socio-economici di queste realtà, che non hanno da offrire solo delle opportunità ambientali ma sono proprio il futuro sociale ed economico dei nostri territori, che quindi vanno preservati. Una modalità di fruizione così sostenibile è un esempio non solo per noi che ormai siamo abituati a ben altre facilitazioni, ma probabilmente un esempio anche per i bambini o per i nostri futuri cittadini, che si rendono anche conto che avere contezza di un sito da proteggere, anche da fruire in maniera consapevole, significa anche andare a visitare in maniera lenta, in maniera tranquilla, cercando di godere anche delle peculiarità del territorio. Questo progetto io ne so poco, perché ovviamente vi spiegheranno i colleghi di ISPRA e anche tutti coloro che hanno partecipato a queste tappe. Ovviamente non ha coinvolto tutti i siti Natura 2000 della regione, ma due tappe fondamentali, e si è rapportato non solo con le scuole ma anche con gli amministratori del territorio e con le popolazioni locali, il che per noi è un'occasione imperdibile di comunicazione diretta con le persone, perché probabilmente come amministrazione regionale facciamo tante cose, finanziamo, diamo incentivi eccetera, però alla fine il contatto diretto, la comunicazione diretta, anche molto spicciola, molto semplice, è quella che arriva al cuore, che probabilmente consente anche di vedere nel dettaglio delle cose che invece non genera dall'alto, non vengono neanche viste. Non voglio rubare il tempo, lascio la parola ai nostri relatori e vi auguro una buona giornata. Grazie mille davvero. E allora, per rompere il ghiaccio noi volevamo lanciare, e ci proviamo, per cominciare a presentare un pochino, volevamo lanciare il video che abbiamo realizzato sulla prima regione che abbiamo attraversato in Italia, che era il Friuli Venezia Giulia, dove abbiamo fatto due tappe tra è partito malamente, scusate, abbiamo dei problemi di... perché stiamo facendo un impiccetto. Allora, è un video, noi dovremo, da progetto, il nostro progetto è un progetto di comunicazione, quindi tra i vari prodotti di comunicazione che produrremo c'è un video regionale, per non dire regione attraversata. Come abbiamo detto, sono 7 regioni, poi si vedrà nel dettaglio, che abbiamo attraversato. Quest'anno abbiamo cominciato con il Friuli Venezia Giulia,
maggio-giugno e poi a settembre-ottobre abbiamo fatto Lazio e Umbria, 4 settimane. Per ora il primo video montato, questo di Friuli Venezia Giulia, è che vorremmo farvi vedere. E questo... Aspetta, no, ci sono dei problemi perché è uscita fuori ovviamente la mia musica del computer, scusate, succede. No, sì, ah, no, tanto la musica la vengono qua. Quindi speriamo ci sono dei problemi di audio. Allora intanto, buongiorno a tutti, scusate, ci presentiamo. Allora, Matteo Lenni è responsabile del progetto, io l'ho aiutato come coordinamento, diciamo, un po' tecnico-scientifico, quindi speriamo che si senta questo video. Uno, due, tre. Tre. Rappresenta il passaggio tra l'alta pianura e la bassa pianura friulana.
e l'acqua di infiltrazione meteorica che vengono dall'alta piuma figurata costituita da sedimenti permeabili, quindi ghiaie e sabbie, correndo la falda verso il mare, incontra dei livelli abbastanza superficiali di argille e lini, e quindi praticamente spingono la falda verso l'alto, e quando la falda incontra delle piccole depressioni morfologiche esce a giorno e forma tutta una serie di sorgive di varie forme e dimensioni che vanno ad alimentare canali e anche fiumi. La Guamina è importantissima perché è una rete a livello europeo, è una rete di protezione di habitat e specie a rischio di estinzione. È fondamentale perché collega siti di dimensioni svariate, da micrositi a siti molto estesi, che garantiscono una continuità territoriale di protezione. Quindi abbiamo scelto percorsi che consentissero di pedalare abbastanza in agilità, però arrivando in siti di assoluto pregio naturalistico, culturale, turistico. Questo è un signore, una specie di piace vivere nelle zone cespugliate, nel Triboschi, e delle caratteristiche per questo bellissimo canto che a volte mette anche di notte. Ognuna delle quattro tappe settimanali è partita da una scuola ed è stata un'esperienza che è andata al di là veramente delle più rose aspettative. Con un'ora molto semplice dedicata ai ragazzi delle scuole primarie su una lavagna, noi scriviamo, l'autonomia e biodiversità, e viene chiesto ai bambini proprio a livello istintivo, empatico, di scrivere delle parole evocative. Una bellissima presentazione in cui ai ragazzi raccontano cos'è la rete Natura 2000 e poi con dei testi specifici hanno fatto un lavoro di scrittura creativa. Quindi i bambini sono stati coinvolti, si chiede di individuare 10-20 parole che per loro abbiano un senso in relazione al discorso di rete Natura 2000 e cancellare tutto il resto. È un approccio empatico e assolutamente istintivo che ha portato dei risultati incredibili. I ragazzi hanno una conoscenza del territorio incredibile, una concezione della natura, dell'importanza, della bellezza del territorio che li circonda, che hanno espresso dei motivi più svariati. Una giornata in bici si è una vista meravigliosa e dei luoghi molto belli. Mi sono immersa nei paesaggi. Grazie. Le scuole rappresentano la base della conoscenza e soprattutto non sono solo il nostro futuro, ma sono i portavoce. Se abbiamo centrato il bersaglio, porteranno questo messaggio nelle case. Ma volevo dire, questo video qua rinformato e ridotto abbiamo cominciato a utilizzarlo anche nelle scuole per presentare, quindi non abbiamo più la presentazione noiosa PowerPoint che era un pochino noiosa per gli approcci iniziale. Usiamo la versione ridotta e mi viene da dire perché ogni volta che siamo nelle scuole i bambini quando vedono noi che siamo nel video si ammazzano le risate, quindi oh, ma c'è lui, nel Friuli, tra l'altro leggendo anzi nel Friuli la prima tappa, noi ci scambiamo continuamente tra ciclisti perché comunque dobbiamo, cioè è impegnativo venire qua due settimane per fare tutte le tappe, quindi più o meno c'è un'alternanza abbastanza almeno di una volta a settimana tra i ciclisti ISPRA con varie esperienze diverse, con varie professionalità diverse, e la prima settimana che abbiamo fatto qui in Friuli, ecco vedi che comincio a perdere eravamo in Sardegna, siamo in Sardegna, mi devo presentare. Qui in Sardegna c'erano tutti gli attori del video, il geologo, l'ornitologo e poi noi, vabbè, noi ci stavamo sempre, cioè come una gramigna, sempre presenti. E no, è stato veramente divertente, tra l'altro l'esperienza nelle scuole forse è la cosa più divertente di tutto il video che facciamo, perché veramente ti rendi conto che c'è possibilità, c'è speranza. di un futuro migliore, speriamo.
quindi passo, sì, ecco. No, andiamo senza perderci troppo. Passo la parola a... Sentite senza microfono? Direi di sì, devo dire. Allora, molto rapidamente, due parole per chi non lo sa su quello che è il nostro progetto e soprattutto le prime impressioni del tour. Quindi non mi dilungo. Pronto? Va bene? Ok. Semplicemente due parole per chi non conosce il LIFO, l'ha sentito semplicemente nominare, è uno strumento, la parola LIFO è l'acronimo della parola francese, della frase francese, che è lo strumento finanziario per l'ambiente, si divide in varie linee d'azione. Quello che è importante è che il nostro progetto è stato finanziato nella linea di governance e informazione, è un progetto di comunicazione in cui cerchiamo, e questo è l'esempio, anche di mettere in contatto, di contattare le amministrazioni locali e le realtà locali. Il nostro progetto è diviso in quattro azioni principali. Questo è bene saperlo perché molti di voi ci hanno incontrato esclusivamente o come accompagnatori o come amministratori locali, ma quello che ci interessa è raccontarvi perché abbiamo scelto la Sardegna. La scelta è stata fatta in base al, diciamo, abbiamo cercato di rappresentare le regioni biogeografiche italiane, quindi la Sardegna in particolar modo, come vedete nella tabella sotto, ha una percentuale di rete Natura 2000 insomma abbastanza rilevante. E le regole eseguite nel tracciato, noi l'abbiamo preliminarmente segnato un po' così grossolanamente in fase di preparazione del progetto, poi grazie alla FIAB abbiamo cercato di dettagliare un po' meglio, con regole molto logiche, attraversare una mira la maggior parte dei siti Natura 2000, cercare di far coincidere partenza e arrivo, limitare al massimo gli spostamenti col furgone, diciamo non ci siamo inventati niente di eccezionale, effettuare l'evento regionale nei capoluoghi di regione, ed è per questo che siamo qui a Cagliari. Ora, quella che vedete è la piantina, che poi se volete tanto c'è anche il cartaceo, ma qui chiederei l'aiuto di Matteo nel raccontare le tappe che abbiamo fatto. Molto non è previsto. Vabbè, che devi fare? Io vedete un po' meglio. Allora, no, vabbè. Si vede, no, insomma, le tappe. Allora, sì, sulla carta vedete, siamo partiti da Porto Torres ad Alghero, prima tappa, più busa, il 6 novembre, ecco. Le date già non le ricordo, eravamo qui in Venezia Giulia, no, in Sardegna, e tappa più busa, sempre, cioè, appunto attraversando posti bellissimi, poi da Alghero a Bosa, sulla la Litterania. Scusate, mi c'è un errore con la mia cosa, quindi il tempo era buono finalmente. Da Bosa di Razza abbiamo fatto un po' di modifiche perché siamo rimasti da soli, quindi siamo saliti sulla... sul fiume che risale... Scusate, considerate che ce ne sono, ne avete talmente tanti che graficamente io non sono riuscita a mettervi tutti, quindi ho preso i più importanti perché proprio non sarebbero entrati nella mappa, quindi complimenti alla carriera. La colpa, merita semmai. No, in effetti è assolutamente difficile riuscire anche a selezionare, ma dove adesso, dove vado? Perché comunque le giornate sono brevi. Le gambe sono quello che sono, l'età media pure è alta, e quindi sicuramente abbiamo perso tantissimo di quello che c'è qua, che c'è da vedere, ma cioè, la speranza che abbiamo è quella che comunque intanto abbiamo, uno ha lasciato le prime tracce, però possiamo continuare a promuovere sia noi che voi, cioè quello che ci può essere e che può essere utilizzato, però senza... Cosa di Lanza, vai! Oristano, Ghilarza Oristano, con tappa pubblica da Oristano il sabato, di corsa Moro, ma non in bicicletta, e Moro molto sul Monte Ortobene, un'accoglienza grandissima, abbiamo avuto la fortuna di stare nella manifestazione delle porte aperte, quindi cioè, ci siamo veramente divertiti. Tra l'altro coccolati dall'amministrazione locale, quindi raccomandati, veramente raccomandati.
a pranzo col coro di Nuoro che cantava, danzava. No, un freddo corale, no, non era freddissimo, non avevo detto pure questo quasi a schiena. E poi Oristano Barumini. Barumini Guspini, questa è una dilazione che è stata fatta che volevo andare alla Gela di Gessuri, cioè sono stato io proprio che no, ci voglio andare. Questa è bellissima. Per... sì. Guspini Iglesia, perché infatti il percorso così è fatto strano, non possiamo lasciarlo in quel modo, questo ci siamo resi conto, questa deviazione. E Guspini Iglesias e l'Iglesia Scagliari ieri e siamo arrivati. E poi domani ci sarà la tappa di Cagliari pubblica, sì, domani c'è la se mi ripassi il secondo perché in chiusura quanto in bicicletta e quanto in tutto in bicicletta solo quando, quelle tracce quasi tutte in bicicletta, no, senza usare le sedici quello sì. Che non avete fatto in bicicletta non abbiamo fatto semplicemente Giganza e Moro Oristano Nuoro. Oristano no, è un pezzetto perché stavamo proprio in ritardo da Bosa a Milazza, un pezzo, l'ultimo pezzo abbiamo fatto in macchina. E anche sì, no, perché poi in realtà ci sono problemi proprio di orari, cioè quando viene buio. Sì, c'è un problema che siamo non era previsto cioè, così tardi esatto. A novembre. Quindi... No, ma tra il giro infatti non doveva essere a novembre, cioè abbiamo avuto dei problemi di fornitura, quindi i giri sono stati cambiati, cioè noi quasi in Sardegna saremmo dovuti essere a ottobre, però abbiamo accumulato un ritardo di partenza di progetto e si è tutto un po' spostato. Le giornate corte un po' complicano. Vado velocissima semplicemente appunto per ripetere qual è lo scopo del progetto, cercare di divulgare quelle che sono informazioni scientifiche molto molto difficili da comprendere anche per noi specialisti attraverso una serie di schede che voi troverete nel sito Life Seek2Seek che ovviamente è a un buon punto di costruzione per il Friuli. Andrà poi c'è tutto un posto in cui dobbiamo elaborare l'enorme quantitativo di materiale che abbiamo raccolto, però troverete una descrizione, cioè lo scopo nostro, si vede il mouse, sì, è una descrizione del percorso sotto molti aspetti, il paesaggio, la valutazione di impatto ambientale, le deviazioni che vale la pena di fare. In Sardegna non è stato possibile, ma abbiamo avuto anche un gruppo di camminatori sia nelle tappe precedenti, quindi cerchiamo di ramificare il più possibile un diario di viaggio che stiamo finendo di compilare, che è anche una cosa bella, meno ufficiale, che però può dare delle informazioni aggiuntive per chi ci seguirà. Quindi avete anche la possibilità sul sito di vedere le mappe e, come si vede qua, i vari strati informativi, cioè le aree protette ufficiali, i siti Natura 2000 divisi in ZSC, SIC e ZPS possono essere accesi o spenti, quindi c'è una possibilità di un'interazione immediata e molto più fruibile rispetto ai siti ufficiali, anche quelli del Ministero dell'Ambiente. E un ultimo risultato proprio relativo alla Sardegna, abbiamo incontrato 6 scuole primarie e l'Istituto Professionale per il Turismo, incontrato più di 300 studenti, 9 municipalità, ridendo abbiamo messo esclusa Cagliari, nel senso che vi stiamo ovviamente incontrando oggi, e poi abbiamo fatto un networking con altri progetti e tra l'altro appunto abbiamo qui dei rappresentanti. L'ultima cosa, qui ci dispiace purtroppo abbiamo problemi di audio, ma il collega che c'ha, ecco ovviamente non è partito per l'appunto, c'era, scusate, questi file, perché è un collage proprio di 2 secondi che ha fatto il collega regista col telefonino e questa è proprio Sardegna. Siamo noi più o meno sorridenti e sfatti, ma come vedete siamo andati a Ghilarza, che si capisce anche le nostre simpatie, diciamolo. No, è un caso. Sì, è un caso, sì, vabbè. C'era appunto una musichina standard. E con questo io direi, ecco, concludiamo, era veramente una presentazione rapida per chi non conosceva gli obiettivi del progetto. Questo è stato bellissimo. Ci siamo a Rizzano.
Sì, al centro di... Io ormai mi sto dimenticando tutto, piano piano rileggeremo gli appunti. Ok, allora, per continuare sulla presentazione del progetto di Teatrina che stiamo facendo, passo la parola a Alberica, Alberica della Fiaba Nazionale, che coprirà il doppio ruolo sia di Maitreyi, perché Lorenzo Venere è assente, nasce, lui non è potuto venire, perché diciamo abbiamo avuto parecchi problemi imprevisti, tra i quali anche Virgilio Scano, che però ha avuto dei problemi di salute, ma speriamo che riesca ad arrivare più tardi nel pomeriggio. Quindi verrà sostituito da Alberica. Piacere a tutti, sono Alberica Carpegna, io in Fiaba mi occupo di progetti europei, comunicazione e coordinamento. In questo caso noi siamo i partner territoriali del progetto Seek to Seek. Come Federazione Nazionale Amici della Bicicletta, infatti noi da più di 30 anni promuoviamo l'utilizzo della bici sia come mezzo di trasporto urbano sia come mezzo di riscoperta del territorio del turismo. Quindi appunto la nostra presenza, come potete vedere da questa cartina, è veramente molto capillare. Soltanto in Sardegna abbiamo più di 7 associazioni sul territorio e più di 170 associazioni locali in tutta Italia, ma soprattutto più di 18.300 soci che sostengono la nostra attività di promozione dell'utilizzo della bicicletta in tutta Italia. Appunto, come ho detto prima, poco fa, noi ci occupiamo sia in ambito urbano di promuovere e soprattutto fare formazioni nelle pubbliche istituzioni della progettazione delle città a misura di bici, perché purtroppo a oggi in Italia c'è un disperato bisogno di ridare spazio alla bicicletta e alle persone in genere all'interno dei contesti urbani. Una grande però successo di FIAB è stata realizzata proprio a inizio anno, in cui è stata inserita la pari dignità nella progettazione delle strade per quanto riguarda la ciclabilità europea, la ciclabilità urbana. Quindi nelle strade di nuova costruzione bisognerà sempre pensare alla mobilità ciclistica e non solo a quella convenzionale di auto, autobus e quant'altro. Matteo mi ha chiesto appunto di presentarvi quello che è l'indotto economico del cicloturismo. Qui ci sono alcuni dati a livello europeo. Non si tratta soltanto di poche persone che si muovono in bicicletta e hanno questa passione sportiva. In realtà è la nicchia dell'industria turistica che sta crescendo di più al momento in contesto europeo, ma anche italiano. L'Italia ovviamente è un paese apprezzato da tutti gli stranieri. Gli stranieri si muovono da sempre in bicicletta e discendono in Italia alla scoperta e alla ricerca di itinerari cicloturistici con in più le bellezze italiane, ovviamente. Quindi si fa... Infatti, come potete vedere, c'è un indotto europeo di 44 miliardi di euro, 524 mila posti di lavoro. Se vediamo quelli che sono i milioni, la ricaduta sul territorio economica è molto particolare, perché non si incentra soltanto nelle grandi città, ma viene dispersa lungo il territorio. Le tappe, come avete potuto vedere, le tappe anche del nostro progetto sono di circa 50, 60, 70 chilometri, anche meno, a seconda del dislivello che va affrontato e dalla lunghezza delle giornate. E soprattutto il fatto che in media un turista spende 96 euro al giorno per il suo viaggio. I cicloturisti ne spendono 86, però dovete decurtare i costi di benzina,
i costi di benzina sapete meglio di me che magari utilizzate la macchina in maniera più intensiva, sono un forte indicatore di spesa. Quindi viene, tutta la spesa ricade sul territorio, ricade sull'artigianato, ricade sui piccoli albergatori e sulle strutture che si attrezzano per ospitare i cicloturisti. Tuttavia l'Italia è un paese in cui i servizi dedicati sono ancora una rarità, quindi vi invito, se ci sono operatori tra di voi, di investire in questo. Basta veramente poco, basta uno spazio sicuro dove ricorrere la bicicletta, una colazione abbondante e soprattutto essere in grado di fornire magari le informazioni di base, il ciclista dove poter fare manutenzione, il percorso migliore da segnalare, guardo Michele, e affidarsi agli esperti del territorio. Lì ci sono, già che ho conosciuto, operatori che hanno investito nell'utilizzo delle e-bike. Le e-bike sono un nuovo, incredibile mezzo al servizio dei turisti, perché non bisogna essere allenati come Matteo per fare questi percorsi. Tutti noi siamo in grado di farle grazie a una bicicletta pedalata assistita. E non bisogna necessariamente acquistarla, basta noleggiarla magari per il tempo di una vacanza. Vai pure avanti. Allora, quindi le potenzialità sono incredibili, soprattutto per una regione come la Sardegna, in cui, ragazzi, avete un clima meraviglioso. Oggi, 15 novembre, quanti gradi ci sono fuori? 20 forse? Anche 22-25. Quindi, io vengo da Milano, non ho la stessa fortuna, infatti sono venuta equipaggiata di pile e quant'altro, e in realtà ieri abbiamo pedalato quasi in magliettina. Quindi potete pensare di utilizzare il cicloturismo come mezzo per attirare persone sia dal nord Europa, Germania, ma anche tutta la parte che già si è stata sviluppata in Lombardia, Piemonte, i laghi, che da anni lavorano sul cicloturismo per promuovere il territorio nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, fino a novembre. Addirittura la mia passione di vedere legata ai viaggi in bici, sono quelli più belli sono quelli di Capodanno, dove si può andare lungo le coste italiane senza trovare praticamente nessuno. Quello che un po' mi dispiace è che anche le strutture e i servizi di base sono chiusi. Quindi io ho pedalato il Salento a Capodanno e non c'era proprio niente. Immagino un po' anche in Sardegna, sicuramente, non si può sapere. Però... E allora c'è questo problema. Ecco. Quindi assolutamente puntate sulla bicicletta. Sviluppate i servizi e non abbandonate completamente il territorio. Organizzatevi magari facendo sistema, perché la cosa bella del cicloturismo è che non si è in concorrenza un operatore con l'altro. Più si è e più si riesce a creare una ciclovia, un itinerario cicloturistico. Le persone si muovono da un punto A a un punto B a un punto C, quindi bisogna fare rete. Questi sono un po' dei dati legati al cicloturismo in Italia. È un punto, come dicevo, sempre più persone scelgono una vacanza in bicicletta. Soltanto FIAB organizza 3.000 eventi di bici, 95 vacanze, 140 weekend, ok? L'Italia e il suo governo ha deciso di investire oltre 83 milioni di euro per lo sviluppo delle infrastrutture. Ne investirà altri 93.000, quindi la scelta dell'Italia è stata fatta, investire su questo settore. Quello che mi auguro è che anche le singole regioni investano per promuovere questa potenzialità incredibile. Appunto, il fatto di essere partner del progetto Seek to Seek è un grande onore, perché noi grazie alle associazioni locali riusciamo a dare l'esperienza di persone che pedalano ogni giorno il territorio, possono consigliare i ricercatori le strade migliori, le cose più interessanti da vedere, cosa che senza di voi sicuramente non saremmo stati in grado di fare.
Questi sono alcuni dei progetti che FIAB sì, è veloce, in realtà Bici Italia, il fatto che noi abbiamo questa esperienza maturata negli anni è dimostrata dal fatto che c'è tutta una rete ciclabile già mappata online sul sito Bici Italia. Sono stati mappati comuni ciclabili tra cui quello che ha accumulato un punteggio migliore è quello di Arborea, quindi in Sardegna, come una delle città più a misura di biciclette d'Italia. E inoltre noi abbiamo sviluppato un portale dedicato all'accoglienza turistica, Alberga Bici. Su questo portale potete trovare tutte le accoglienze a dimensione di bicicletta. Qualche successo, quello che vi dicevo prima della legge quadro sulla mobilità ciclistica, la legge infortunio e soprattutto il fatto che si è riusciti a far investire il governo su importanti ciclovie. Purtroppo non ancora in Sardegna, cioè, ci stiamo a contare. Sì, non assolutamente, in Sardegna sì, quelle più grandi che sono state finanziate dalla legge di cui vi parlavo prima sono le grandi 5 ciclovie, Milano. Anche la Sardegna, perfetto, benissimo, sono contenta così soprattutto perché vedo quelle che sono assolutamente le potenzialità di questo territorio per quanto riguarda il cicloturismo. Avete un'isola meravigliosa, una grandissima opportunità, coglietela. Grazie, la prendiamo la parola a Io non abbiamo il tizio della FIAB Cagliari. Buongiorno, sono Vincenzo Sarrigo, sono vicepresidente di FIAB Cagliari. Sostituisco purtroppo Virgilio che non è stato bene, che però probabilmente a fine mattinata, non è pomeriggio, ma questa mattinata verrà. E mi dispiace perché lui si è impegnato tantissimo per organizzare queste due settimane, per accompagnare questa manifestazione, purtroppo tutto si prende solo via telefono, dando indicazioni, facendo quello che poteva. Volevo ringraziare, ci siamo incontrati. Augusto in questo incontrati, intanto condiviso delle scuole e anche con l'amministrazione, ho avuto dei contatti, quindi ha fatto personalmente qualcosa. Volevo ringraziare anche le persone che hanno collaborato per la FIA, perché Giacomo Scalia, Michele Vinna e Alessandro Pilia, che è stato bravissimo e li ha condotti per tre tappe, vero? Due tappe, no, tre tappe. Tre tappe. Più quella che l'ha pedalato di stanco, ha partecipato anche noi e siccome è un conoscitore del territorio, trasmettere notizie è molto importante. E per quanto riguarda questa manifestazione volevo agganciarmi al locale, visto che siamo qui a Cagliari, e proprio per la fruizione sostenibile dei siti protetti, parchi, zone SIC e zone ZPS. Noi abbiamo la fortuna di averla in casa, abbiamo fatto un volontario, giusto complesso Monturtino, e zona SIC, zona ZPS e per il parco regionale. Però abbiamo la sfortuna di avere difficoltà per poterlo fruire in maniera sostenibile e noi ultimamente ci stiamo battendo proprio su questo aspetto qua, perché abbiamo delle barriere naturali artificiali che ci separano dalla città, dal parco. Il parco ha delle zone, quelle protette che sono recintate, quindi la possibilità di andare a piedi in bicicletta non interferisce con la vita del parco. Però appunto noi vorremmo che si creasse, su questo stiamo incontrando l'amministrazione, spingendomi sui comuni, verso la città metropolitana che fortunatamente adesso sta avendo vita attiva, perché quando è stato passato sulla provincia sono stati grossi problemi, e con la regione, e quindi spingendo perché si realizzi una serie di ingressi al parco controllati che siano possibile farlo andando in bicicletta a piedi. Noi abbiamo il parco a qualche centinaia di metri da casa, però l'utilizzo maggiore viene fatto portando la bicicletta con la macchina, parcheggiando e poi farsi il giro, perché è pericolosissimo andare a piedi in bicicletta. Quindi faccio un appello, se ci sono funzionari regionali, potreste
eccetera, che queste iniziative venga promosse, venga portate avanti. Perché la grossa difficoltà è che tra i vari enti, i vari comuni non si riesce a comunicare, sono i compartimenti stagni, questo succede anche all'interno della regione, tra i vari assessorati non si riesce a parlare. E quindi adesso sta facendo un grosso investimento sul viale Marconi e purtroppo per vari motivi non è previsto la realizzazione di una pista ciclabile. Noi vogliamo che la regione dia gli input agli enti locali proprio per realizzare una circonvallazione ciclabile e pedonale del Molentargio con gli accessi. Quindi ha la possibilità di poter accedere da Selatus, da Quartuccio, qua fortunatamente lo può fare, e da Cagliari, quindi superare l'asse mediano e superare il canale. Questa è la cosa che noi vorremmo che succedesse, così questa grande fortuna che abbiamo vicino a casa possiamo utilizzare, andare i bambini da scuola, da Generugi, distano 400-500 metri in parte, con un paio di percorsi semplicissimi potrebbero andare da scuola al parco a piedi senza prendere pulmini e risparmiare le cose. Va bene? Saluto a tutti. Grazie mille. Poi magari è il modo di parlare di un'altra discussione. E ci abbiamo un momento di discussione, però dopo. Io vorrei aggiungere una cosa a proposito delle informazioni date dalla FIA. E avrà modo di replicare più avanti, perché la FIA, cioè, no, se rimane fino alla fine è andata un sacco di tempo per discutere e per confrontarci. Io informo, no, in realtà questo è non si preoccupi, non è vero. Tanto, no, così abbiamo un momento di discussione, se no cominciamo ad accavallarci, invece la discussione la vogliamo fare con, tranquillamente, abbiamo parecchio tempo, siamo in 10 minuti di ritardo, ma avremo tempo di farlo. Quindi noi abbiamo finito la prima parte di presentazione sul progetto e passeremo la parola a questo punto alla regione, che ci racconteranno loro che cosa fanno e come stanno le situazioni. Fanno, sì. E sì, ti puoi sedere e come vuoi, se preferisci stare seduta. Ok, allora, rete Natura 2000 è stato là. Questa, sì. Ok, grazie mille. Sì, ma vieni qua, dai. Sì, che buco. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Mariana Mossa, sono un funzionario dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali, e mi occupo appunto di Natura 2000 e di parchi e aree protette. Quindi oggi vi volevo raccontare un po', ci hanno chiesto insomma di intervenire per fare un po' il punto della situazione della rete Natura 2000 in Sardegna. E dato che questo è un progetto fondamentalmente di comunicazione, io partirei con un dato che fa capire quanto la gente è informata e conosce Natura 2000. La Commissione Europea ha fatto dei sondaggi, diciamo, somministrato dei questionari in tutta Europa. Sì, allora in tutta Europa ai cittadini ha chiesto, ai cittadini europei, sapete che cos'è Natura 2000? E questo è il risultato del sondaggio nei diversi anni, dal 2007 al 2015. La gente, un 10% ha risposto ne ho sentito parlare e so cos'è, un 16%, io parlo di dati complessivi dal 2007, questionari somministrati nei diversi anni dal 2007 al 2015, un 16% dice ne ho sentito parlare ma non so cos'è. Rimanere immobile. Sì, ok, io ho questa abituata a gesticolare, quindi credo che questo braccio lo immobilizzare. E addirittura un 73% dei cittadini dell'Unione Europea risponde non ne ho mai sentito parlare. Questo è un dato abbastanza, come dire, impressionante e preoccupante, quindi significa che tutti questi anni noi abbiamo lavorato, a partire dal 92, la prima direttiva Habitat, ad oggi abbiamo lavorato in perfetta solitudine, possiamo dire, sì, in incognito.
In Italia le cose vanno un po' meglio, perché non il 73 ma il 71% non ha mai sentito parlare di natural breeding. Quindi insomma, sì, diciamo che addirittura un 2% in più rispetto ai cittadini dell'Unione Europea sa di che cosa stiamo parlando. Magari questo 2% siamo noi qua in sala, non lo so, probabile. Quindi in effetti io vorrei raccontare brevissimamente che cos'è Natura 2000 per ricordarcelo anche a noi stessi, perché ogni tanto ci dimentichiamo magari che cos'è questa rete Natura 2000 e ci dimentichiamo di che cosa parliamo. La rete Natura 2000 ha origine con la direttiva Habitat, della direttiva del 43-92, che aveva come scopo principale quello di salvaguardare la biodiversità, quindi mediante la conservazione degli habitat naturali e tenendo conto delle esigenze economiche e sociali delle popolazioni. Quindi la direttiva Habitat ha questi due grandi e importanti obiettivi: da un lato conservare, ma anche tenendo conto delle esigenze economiche e sociali della popolazione. E questa è un po' una svolta rispetto a quella che era la politica anche nazionale, in cui si parlava solo di parchi, che avevano un grosso livello di difficoltà di accettazione da parte della popolazione, proprio perché si parlava di solo di tutela, diciamo, e non anche di sviluppo economico e esigenze delle popolazioni. La direttiva, quindi la rete Natura 2000 è composta, partiva dalla direttiva Habitat e dalla direttiva Uccelli, che è la direttiva che ha come scopo principale quella della tutela della fauna. Quindi da queste due direttive comunitarie sono nati i siti della rete Natura 2000, che sono divisi in tre tipologie. I primi sono i cosiddetti siti di importanza comunitaria, che sono, diciamo, i primi siti che sono nati, sono il presidio del territorio, cioè l'Unione Europea ha detto iniziamo a fare i SIC, iniziamo a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente questi siti nel territorio, che hanno una elevata presenza di habitat e specie meritevoli di tutela perché minacciati in via di estinzione. I SIC si evolvono, dovranno poi evolversi, o meglio, si sono già, teoricamente sarebbero dovuti già evolvere in zone speciali di conservazione, che in sostanza diventano, è uno stadio più maturo dei SIC, è uno stadio più stabile in cui devono essere individuate le misure di tutela, le misure di conservazione necessarie per mantenere un livello di coerenza in tutta la rete Natura 2000 europea, quindi mantenere un livello di biodiversità che sia utile per la salvaguardia della tutela, la salvaguardia di habitat e specie che appunto sono dentro gli allegati di queste direttive e sono particolarmente minacciati. In Sardegna oggi abbiamo 56 ZSC, poi magari vedremo esattamente come si sono evolute. E infine un ultimo tipo di siti che fanno parte della rete Natura 2000 sono le ZPS, le zone di protezione speciale, quindi SIC, ZSC e ZPS, come sigle siamo a posto. Allora, in questo grafico si vede qual è la distribuzione dei siti, delle aree terrestri marine. Il tondino in alto a sinistra indica che il 60% dei SIC europei sono a terra e il 40% sono a mare, mentre in Italia il grafico mostra che la situazione è piuttosto è completamente diversa, cioè quasi il 90% dei siti Natura 2000 ricadono sulla superficie terrestre e solo il 10% del territorio italiano a una superficie marina. Infatti per questo motivo purtroppo l'Italia è in questo momento ha un inizio di procedura di infrazione, perché non ha designato sufficienti SIC a mare. Quindi ora, come Regione Sardegna ma anche tutte le altre regioni d'Italia, siamo impegnati in questo difficile percorso di individuare nuovi SIC marini, sempre col discorso di tener conto delle esigenze economiche e sociali della popolazione, quindi trovare il modo di tutelare svantaggiare in maniera eccessiva le popolazioni. Questa è la fotografia della rete Natura 2000 in Sardegna, quella famosa mappa che prima non siete riusciti a mettere nel vostro percorso, perché in effetti in Sardegna abbiamo la bellezza di 125 SIC istituiti.
di cui alcuni si sovrappongono, quindi tra SIC, ZSC e ZPS sono 125, alcuni si sovrappongono, e in particolare per quanto riguarda siti istituiti a sensi della direttiva Habitat ne abbiamo 93 totali, tra cui 56 ZSC come dicevo prima e 37 SIC che si stanno trasformando e 38 ZPS, per un totale di circa il 25% del territorio regionale, quindi diciamo che noi non siamo proprio messi male, ne abbiamo un bel po', e infatti un po' di problemi in qualche modo li abbiamo avuti nel corso del tempo. Come è regolamentata la rete Natura 2000 e quindi perché in effetti è anche un po' difficile spesso che abbia il gradimento della popolazione, è necessario mettere delle cosiddette misure di conservazione, forse anche il termine è un po' infelice, la scelta del termine, perché in effetti soprattutto in Sardegna in cui c'è una storia di elevatissima conflittualità in materia di parchi, non so quanti di voi conoscono la storia dello sventurato parco del Gennargentu che insomma ha portato le popolazioni diciamo in rivolta a Cagliari nel loro territorio, insomma diciamo che certamente i SIC rivoluzionano, la rete Natura 2000 rivoluziona un po' questo concetto, perché non c'è più il divieto generalizzato nel territorio, quindi calato dall'alto, un divieto di caccia su tutto questo 20% del territorio regionale o altri tipi di divieti, ma è necessario trovare delle misure di tutela che siano sito specifiche e specie specifiche, cioè noi, la direttiva Habitat la direttiva Uccelli va a tutelare la specifica specie di flora e di fauna, e quindi le misure devono essere applicate non su tutto il territorio ma proprio per il singolo individuo anche della specie. Quindi ci sono misure di conservazione che implicano l'occorrenza a piani di gestione e poi altre tipologie di misure che possono essere regolamentari, amministrative e contrattuali. In più esiste il DM del 17 ottobre 2007, il cosiddetto decreto di criteri minimi uniformi per le ZSC e per le ZPS. La Regione Sardegna ha scelto diciamo, di fare i piani di gestione, perché? Quindi non di individuare delle misure regolamentari to cure generali, ma di delegare al territorio la stesura dei piani di gestione. In particolare la normativa affida la gestione dei SIC alla Regione Sardegna, ma la Regione ha fatto tutto un percorso in questi anni, a partire dal 2005 ad oggi, per affidare la gestione, con l'idea di affidare anche giuridicamente la gestione ai comuni, alle associazioni di comuni, alle province, agli enti gestori di parchi e comunque agli enti locali, proprio perché ha voluto fare un percorso di condivisione col territorio. E infatti questo è poi il circuito di come, diciamo, delle responsabilità, lo chiamo io, cioè la Commissione Europea stabilisce che devono essere definite queste misure e delega lo Stato italiano. Lo Stato italiano col DPR 357 del 97 ha diciamo, attribuito questo obbligo alle regioni. Le regioni hanno deciso di non farselo da sole, ma di consentire agli enti locali la stesura dei piani di gestione e i piani di gestione poi fatti dal territorio sono stati approvati dalla regione, che a sua volta li ha rimandati al ministero per la verifica, per poter fare la trasformazione da SIC a ZSC, la trasformazione che vi ho detto che è ancora in corso, e anche per quello non l'ho detto, abbiamo una procedura di infrazione perché non l'abbiamo ancora fatto, dovevamo farlo entro il 2012, siamo un pochino in ritardo, no, solo un po'. Cosa abbiamo previsto come regione? Siamo in ritardo, è vero, però abbiamo voluto fare un processo di condivisione col territorio. Quindi abbiamo affidato agli enti locali, quindi alle amministrazioni comunali, eccetera, il processo di stesura del piano di gestione e gli abbiamo imposto però di fare attuare dei processi partecipativi tramite la procedura di valutazione ambientale strategica. Che, se volete, poi la nostra collega vi illustrerà, se volete, no, si è già ascoltato. Insomma, in questa procedura, in sostanza, noi abbiamo adottato per i piani di gestione la procedura della VAS e abbiamo quindi richiesto un set minimo di incontri nel territorio per poter condividere tutte le misure che ci sono nei piani di gestione, quindi un primo incontro con una fase di scoping che deve stabilire poi appunto se continuare o meno con la VAS, quindi con un primo incontro, una consultazione scritta,
Abbiamo stabilito almeno un incontro pubblico durante la redazione del piano di gestione e uno o più incontri pubblici post deposito del piano, cioè una volta che il piano è depositato per la procedura di VAS ci devono essere ulteriori incontri pubblici, cioè nel corso di scrittura e quindi nell'evoluzione del piano di gestione, quindi nel corso della scrittura delle regole del territorio, ciascun territorio deve scrivere le proprie regole e condividersele, nel senso che è un processo che deve necessariamente avere coinvolti le fasce di popolazione più ampie. Quindi per fare questo cosa abbiamo fatto? Ho detto che siamo partiti da lontano nel tempo, noi già dal 2005 abbiamo fatto un primo bando in cui abbiamo finanziato con il PON, in cui abbiamo stabilito finanziato un primo gruppo di piani di gestione. Nel 2011 con un fondo del PSR abbiamo finanziato un aggiornamento e stesura di nuovi per quelli che non l'avevano ancora fatto. E infine, negli ultimi due anni, nel 2017 e nel 2018, abbiamo fatto altri due bandi con fondi regionali per completare questo percorso. Ad oggi diciamo che siamo praticamente, possiamo dire che il 98% dei SIC nella regione Sardegna ha un piano di gestione. Sono rimasti solo due SIC che proprio non hanno mai fatto il piano di gestione e alcune ZAPS che comunque lo faranno e sono magari arrivate dopo, quindi per loro il processo comunque è in via di definizione. Abbiamo purtroppo due sacche di resistenza estrema, non riusciremo mai a farlo, temo. Adesso parliamo di fondi, di finanziamenti. Cosa abbiamo fatto per dare gambe a tutto questo percorso? Perché è vero, abbiamo scritto le regole, ci siamo scritti che cosa bisogna fare per Natura 2000, abbiamo individuato milioni di interventi, però come facciamo a realizzarli? Con la programmazione 2014-2020, con la programmazione comunitaria, abbiamo stabilito come base, diciamo, per la programmazione della regione, quindi per i finanziamenti regionali dedicati naturalmente, quindi quelli dell'ambiente, parlo dei fondi proprio del nostro assessorato, abbiamo innanzitutto scritto il PAF. Il PAF è uno strumento che l'Unione Europea ha chiesto, che è specifico per la direttiva Habitat, che si chiama in italiano quadro di azioni prioritarie, che ci ha consentito di guidare la nostra programmazione, quindi era uno strumento che ha individuato quelle che sono le priorità. Abbiamo visto anche quali finanziamenti ci sono già stati, quali sono le disposizioni, cioè ha fatto una fotografia, diciamo, di quello che è la situazione del territorio e quindi individuato le priorità strategiche e di finanziamento per le tipologie di finanziamento, diciamo, più consone per sviluppare al meglio la rete Natura 2000. Sulla base dei PAF abbiamo poi scritto il POR FES 2014-2020 e in particolare abbiamo due azioni finanziate con un budget piuttosto discreto nella 6.6 del POR, l'azione 6.6.1 che prevede interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica, quindi aree protette in ambito terrestre e paesaggi tutelati. In queste aree protette naturalmente sono inseriti anche tutti i siti Natura 2000, tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. Quindi questa è una misura che è andata a finanziare interventi, che sta finanziando tuttora perché sono in corso, interventi di valorizzazione sostenibile all'interno delle aree protette della Sardegna. Per questo l'importo originario era di 21.157.000 nel corso dei 6 anni, che sono diventati poi molti di più perché c'è stata una grande richiesta da parte dei comuni, soprattutto nel percorso della programmazione territoriale, di cui non so se magari avete sentito parlare, cioè la regione sta attuando un percorso per cui tutti i territori stanno facendo una progettazione partecipata, quindi indicando sulla base di alcune linee strategiche, stanno individuando gli interventi prioritari. E quindi su questa linea di attività ci sono state moltissime richieste. Richieste di interventi per esempio di sentieristica, cioè di risistemazione di sentieristica, quindi interventi mirati ad un turismo sostenibile. E invece la novità vera e grossa di questo periodo di programmazione rispetto anche a quelli precedenti è che è stata prevista un'azione specifica per finanziare gli interventi del PAF e gli interventi previsti nei piani di gestione della rete Natura 2000.
Questa è una misura per cui sono stati previsti 18.247.000 euro, per cui è possibile finanziare interventi che sono proprio di assoluta tutela e conservazione, quindi molto importanti, perché è vero che la valorizzazione aiuta il territorio a, a usufruire, a valorizzare, cioè a fruire in maniera sostenibile di questi siti, però è anche importante mantenerli in uno stato di conservazione soddisfacente. E qui per esempio abbiamo potuto finanziare e stiamo finanziando infrastrutture verdi, ripristino di elementi di connessione ecologica, rinaturalizzazione, controllo di specie allottone, che vuol dire specie che vengono dal, di fuori dalla Sardegna, che spesso sono invasive e che distruggono, diciamo, le specie, sono antagoniste delle specie esistenti e prevalgono sul territorio, riducendo quindi il livello di biodiversità. Ora siamo in una fase, stiamo realizzando, oddio, mi sono mossa. No, ecco, ho finito. Adesso siamo appunto in una fase in cui abbiamo fatto un bando per cui abbiamo messo a disposizione per ora 9 milioni di euro per queste azioni di tutela e di conservazione, per cui tutti i territori che hanno il piano di gestione possono realizzare gli interventi che hanno di tutela che hanno previsto nel piano di gestione. E abbiamo invece fatto una delibera con cui abbiamo selezionato i SIC ricadenti nelle aree protette, cioè nei parchi e nelle aree protette della Sardegna, che sono in totale sono 12, e abbiamo deciso di concentrare una parte di questi interventi, che sono circa 11 milioni di euro, sulle aree, sui parchi, sulle aree marine protette, perché comunque sono i territori della rete Natura 2000 che si sono presi anche ulteriori responsabilità di tutela del territorio, quindi la logica che abbiamo voluto utilizzare è stata una logica premiante: chi più si è assunto la responsabilità del territorio ha avuto la possibilità di realizzare per primo gli interventi. Naturalmente ora siamo nella fase di attesa di capire come si evolverà la nuova programmazione, che sarà partirà dal 2021-2027, quindi è alle porte, perché sì, è questo il periodo in cui si iniziano a scrivere i primi programmi, e quindi attenderemo di capire in che modo possiamo continuare con questo percorso. Certo, la Regione ha intenzione comunque di continuare con questa strategia, ed è una cosa che manca, devo dire onestamente, nostra responsabilità, è proprio un discorso di maggior sensibilizzazione e di maggior coinvolgimento, partendo proprio dai più piccoli, che sono i bambini, fino alle altre fasce di popolazione a cui non siamo riusciti onestamente ad arrivare. Però diciamo che questo progetto sicuramente ci ha aiutato a maturare questa consapevolezza, e quindi speriamo di poter continuare su questa strada. Io ho finito, scusate se mi sono dilungata, grazie. Grazie, ora si sente, no? No, grazie mille, è un intervento che è assolutamente necessario per riuscire a inquadrare la rete Natura 2000, cioè a inquadrare cosa si può fare in quell'ambito, nell'ambito della rete Natura 2000, e quindi questo processo di partecipazione, i processi partecipativi sono essenziali per poter far sì che il territorio accolga misure restrittive e coercitive. No, quindi grazie mille veramente, questo intervento per noi è importante. E passiamo la parola a Giovanni, eccolo là, Giovanni Satta, che vogliamo ringraziare perché effettivamente questo workshop è stato organizzato anche in collaborazione, grazie alla loro alla collaborazione del progetto Life Mose, di cui basta la data, io credo, ormai dovevo farlo di chissà che cosa. E... No, si taglia la sì, si taglia no, posso parlare per proprio, lo fate registrare? No, per la registrare. Quindi devo stare fermo. No, no, puoi muovere. Buongiorno a tutti. Io non vi presenterò un progetto, un live che non è divertente come il SIC2SIC, però diciamo in questa fase si pone diciamo, un obiettivo abbastanza ambizioso, perché lavora sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
Adattamento ai cambiamenti climatici, che significa diciamo, le azioni che dobbiamo compiere, diciamo, l'organizzazione che ci dovremmo dare per affrontare quello che ormai si legge anche per fortuna diciamo, sui giornali, per fortuna nel senso che se ne sta parlando. Sfortunatamente se ne sta parlando troppo perché diciamo, c'è un intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi che derivano, ormai è anche difficile sostenere la posizione contraria, derivano dall'effetto del cambiamento climatico. Il nostro progetto si pone diciamo, sul piano istituzionale, è un progetto di governance, di azione, di sistema sulle amministrazioni, e si pone diciamo, l'obiettivo di intervenire diciamo, per introdurre questi temi all'interno delle pianificazioni e programmazioni regionali e locali ordinarie. Diciamo, inizio con alcune foto. Questi sono fenomeni che in Sardegna, perlomeno comunque diciamo, in Italia, si verificano, si sono sempre verificati, ma che si stanno intensificando come dimensione e come frequenza. Queste immagini non so neanche di quando sia questa foto, però in realtà potrebbe essere della settimana scorsa, perché è un fenomeno che diciamo già nei pochi anni, così io sono a Cagliari, si è verificato diciamo in 20 anni, si sarà verificato 3-4 volte, si è verificato 3-4 volte solo nell'ultimo anno. Il nostro progetto, per cui saltati tutti i fondi, però diciamo, si pone diciamo, allo scopo di identificare una metodologia perché queste tematiche vengano trasferite all'interno della pianificazione ordinaria, quindi diventino politiche ordinarie, e quindi attivare un processo di cosiddetto di mainstreaming, così come diciamo, dalla presentazione di Marianne si è visto, sul livello di maturazione, sulla protezione delle aree naturali, che deriva poi da 25 anni di programmazione e di attività legislativa nello specifico. E anche in questo caso è difficile, come si è visto, intercettare i fenomeni, diciamo, c'è una resistenza sui temi. In questo caso, in cui anche il campo normativo base è lacunoso, c'è necessità da parte delle amministrazioni di spingere verso i livelli amministrativi, diciamo pari livello, noi lavoriamo con le altre regioni, ma anche una pressione nei confronti del Ministero per tradurre in norme queste necessità. Diciamo, abbiamo identificato questo progetto come un canale per veicolare questi temi. I macro obiettivi, quindi noi vogliamo sviluppare una metodologia comune per supportare le regioni per introdurre questi temi all'interno della pianificazione e programmazione ordinaria. E prima di tutto valutando, identificando quali siano le vulnerabilità all'interno dei singoli contesti derivanti dalla carta di cambiamento climatico. Il secondo macro obiettivo è identificare proprio una metodologia per tradurre diciamo, le grandi strategie internazionali sull'adattamento ai cambiamenti climatici all'interno della pianificazione ordinaria. Un terzo macro obiettivo è sviluppare le linee guida perché questo processo venga governato, quindi tradurre dai livelli dai livelli amministrativi più alti ai livelli più bassi, quindi arrivare ai comuni o alle aggregazioni di comuni, diciamo, del sistema per gestire questo passaggio. E l'ultimo, infine, è una guida per integrare queste tematiche all'interno della pianificazione locale. Siamo un partenariato, diciamo, che copre i livelli istituzionali con due regioni, noi e la regione Lombardia, due università che si occupano principalmente dello UAB, programmazione e pianificazione urbana, e Sassari per la parte, diciamo la semplifichiamo, per la parte rurale, una facoltà di agraria, quindi copriamo i due aspetti, diciamo, rurale e urbano dell'adattamento delle politiche del clima. Abbiamo l'ISPRA come partner, abbiamo la Fondazione Lombardia per l'Ambiente, che è il braccio armato ambientale della regione Lombardia, il coordinamento Agenda 21 per la parte di comunicazione, Ambiente Italia, che è una società privata che si occupa di pianificazione e programmazione locale. Quindi è un'esperienza, diciamo, un'esperienza pratica nella pianificazione. Con un finanziamento della Fondazione Carico, non si vede neanche dove siamo, comunque lo capite, se avete la geografia d'Italia, questa è la nostra area, il nostro campo d'azione. Abbiamo le due regioni, Lombardia e Sardegna, quindi lavoriamo sulla programmazione e pianificazione di scala regionale, qualcuno dei colleghi presenti in sala ha partecipato ai nostri workshop, e sviluppiamo però questi temi con il livello locale. Per la Sardegna sono Cagliari e Sassari, in sala c'è l'assessore Francesca Ghira di Cagliari, con cui diciamo, stiamo lavorando, e poi vi parlerà anche, diciamo, presumibilmente qualcuno dei temi di cui parlerà
sono stati già sviluppati in partenariato con noi per diciamo entrare nel progetto. Va? Ecco, ho già saltato qua. Ok. Allora, le azioni preparatorie, la prima diciamo è quella che sviluppa il primo macro obiettivo, cioè guidare le amministrazioni per identificare le vulnerabilità locali e diciamo derivanti dagli scenari climatici. Quindi abbiamo sviluppato uno strumento specifico delle linee guida che trovate nel sito, sono destinate alle amministrazioni locali. Abbiamo un metodo in 7 passaggi, quindi diciamo il primo in Italia che ha questa struttura semplificata, diciamo che è orientata proprio alle amministrazioni. E che cioè, non è il primo in assoluto, diciamo, però è il primo basato sulle nuove definizioni dell'IPCC, cioè del protocollo internazionale, che è del pannello, come dico in italiano, non lo so, come sono deformato diciamo è un'aggregazione ecco, di studiosi delle scienze del clima che hanno periodicamente produce dei rapporti in cui evidenzia quali sono gli scenari derivanti dalle mutazioni climatiche e con alcune definizioni diciamo, alla base sulla vulnerabilità e il rischio associati ai cambiamenti climatici. Il nostro metodo è basato sulle ultime definizioni del primo, diciamo in Italia che si basa sulle ultime definizioni rese disponibili. È destinato agli amministratori tecnici locali. Diciamo, nella nostra indagine preliminare abbiamo anche valutato cosa avessero fatto gli altri stati e regioni in Europa. E in effetti, per quanto ci siano esperienze abbastanza avanzate, abbiamo visto che sono sempre settoriali, sono alcuni settori come quello del dissesto idrogeologico che sono, diciamo, in cui in alcuni stati si tengono in considerazione gli effetti e le amplificazioni derivanti dai cambiamenti climatici. Mentre ci siamo accorti che in Italia non siamo così indietro rispetto ad altri, siamo indietro in assoluto, ma non in relativo rispetto al resto dell'Europa. Siamo adesso nella fase clou del progetto, siamo grossomodo ai 2/3 del progetto. In questo momento noi stiamo lavorando su 4 azioni in parallelo, le azioni sono state scritte, il progetto è stato scritto in maniera sequenziale, ma in realtà ci siamo accorti poi in corsa, soprattutto lavorando con i territori, che serviva diciamo allargare il campo e quindi integrare le azioni sviluppando le attività delle diverse azioni insieme agli altri. E questo ci ha rafforzato molto come partenariato, anche perché ogni partner ha il coordinamento di azione specifica, di fatto però ci si pone problemi, diciamo, non specifici dell'azione, ma che derivano dallo sviluppo delle attività degli altri. Uno degli obiettivi, quindi, delle azioni è come definire obiettivi per l'adattamento ai cambiamenti climatici all'interno delle pianificazioni e programmazioni a livello locale e regionale. Il secondo, le attività diciamo, del secondo gruppo riguardano lo sviluppo di metodi per tradurre poi gli obiettivi, cioè sviluppare un buon metodo per tradurre gli obiettivi in azioni pratiche concrete. Un terzo obiettivo è come integrare la strategia all'interno degli strumenti esistenti o da sviluppare nello specifico. Noi tendiamo a lavorare sugli strumenti esistenti, anche perché già ce ne sono anche troppi. Intercettare quei pochi strumenti chiave è uno degli obiettivi che siamo come progetto, per dire lavorare a un piano specifico per l'adattamento può essere interpretato come un ulteriore strumento aggiuntivo, per cui noi stessi come regione stiamo ponendo l'obiettivo di sviluppare un piano di adattamento che non lavori con ulteriori azioni, ulteriori prescrizioni, ma che lavori come orientamento della pianificazione ordinaria. E ovviamente abbiamo una fase di replicabilità e perseguimento dei risultati che probabilmente in questi giorni riusciremo a concretizzare con azioni diciamo, un po' più forti con il Ministero. Abbiamo anche noi delle attività di comunicazione, non belle come quelle di C2C, è un networking con altri progetti, uno di questi, il networking con gli altri progetti serve a capire, diciamo, a importare ed esportare i metodi e a scambiarsi le buone pratiche. E impari molto, abbiamo imparato per esempio, abbiamo utilizzato questi progetti, questo è il nostro sito di progetto, potete trovare gli strumenti di cui ho parlato, quindi al momento trovate le linee guida per la valutazione delle vulnerabilità che c'è disponibile nel sito, lo stiamo anche già diffondendo tra le amministrazioni comunali a cui rivolto. Ecco, una cosa che è importante per noi che nel live viene interpretato come comunicare il progetto,
dopo la sua fine, quindi l'afterlife plan, noi dovremo sviluppare un piano di comunicazione di tutto il progetto dopo il termine, che è previsto 8 aprile del 2019. In realtà noi questo afterlife lo intendiamo principalmente come cosa succederà all'interno della nostra pianificazione, cioè la vita del progetto al termine della sua, diciamo, della sua realizzazione. Per noi si tradurrà principalmente nell'importare gli strumenti che stiamo sviluppando e anche tutta la rete di conoscenze che abbiamo sviluppato nel tempo all'interno del piano regionale. Quindi imposteremo il piano regionale sulla base anche sulla base dei risultati del progetto. Cosa abbiamo raggiunto fino adesso? Intanto abbiamo chiesto la modifica e l'integrazione dei criteri per la selezione delle operazioni finanziate dal Fondo di Sviluppo Regionale. E con l'ultima procedura scritta abbiamo integrato all'interno dei criteri di selezione criteri specifici per l'adattamento ai cambiamenti climatici. E non è venuto da poco, perché nella selezione delle operazioni dei prossimi finanziamenti, diciamo che saranno pochi da qui a fine ciclo di programmazione, ma sicuramente è un passaggio fondamentale per il prossimo ciclo, da cui diciamo, definizione avverrà già a partire da quest'anno prossimo. Abbiamo utilizzato una metodologia per integrare gli obiettivi all'interno della programmazione ordinaria, per quanto straordinaria, quanto fondi comunitari, programmazione ordinaria della regione. Un secondo obiettivo, riprendo la foto perché in realtà qua dietro c'è uno dei chioschi che stanno sul poetto, cioè un'attività produttiva. Le attività produttive, ci sono studi che dicono che un'attività produttiva di qualunque tipo soggetta a un evento meteorologico estremo, e quindi sempre più soggetta a eventi meteorologici estremi per causa dei cambiamenti climatici, fallisce, diciamo il 90% fallisce nel giro di un anno. Con una collaborazione con un altro progetto LIFE abbiamo sviluppato, cioè loro hanno sviluppato lo strumento, noi abbiamo sviluppato, diciamo, un tema generale, cioè la valutazione del rischio climatico da parte delle imprese, e ora o sarà tra pochi giorni in tempo di approvare, diciamo, formalmente la scheda che abbiamo sviluppato noi, sarà integrato all'interno del catalogo dei servizi per le imprese. In sintesi, un'impresa che potrà accedere a un canale di finanziamento per farsi finanziare dalla regione la valutazione del rischio climatico. Quindi, analogamente alla diagnosi energetica, ora io faccio un'indagine sul mio edificio o attività produttiva, valuto quali siano i consumi e intervengo per aumentare l'efficienza energetica. Analogamente per il rischio climatico potrò fare, e lo pagherà la regione, una valutazione del rischio climatico a cui è soggetta la mia impresa, eventualmente identificare degli interventi di adattamento e anche in questo caso essere finanziato dalla regione attraverso i canali ordinari della programmazione comunitaria, o perlomeno averne la conoscenza. Come l'abbiamo fatto? Adesso stiamo sviluppando delle linee guida rivolte alle altre amministrazioni regionali. Questo passo probabilmente riusciamo a fare anche un salto di qualità, cioè intercettando il processo nazionale di attuazione del piano, perché in Commissione Ambiente Energia, di cui siamo coordinatori tra l'altro come Regione Sardegna, abbiamo ottenuto perlomeno un supporto dalle altre regioni e coinvolto il Ministero, chiedendo che le nostre linee guida siano poste alla base delle linee guida nazionali che il Ministero sta sviluppando attraverso un progetto, anche qua un progetto comunitario, creiamo via, diciamo, di rafforzamento delle strutture delle amministrazioni regionali. Le nostre linee guida, che saranno, diciamo, emanate entro la primavera, se tutto va bene, ma diciamo che abbiamo già seminato bene, saranno alla base delle linee guida nazionali. Quali sono i primi elementi? Il primo elemento è che è necessario coinvolgere le strutture. Coinvolgere le strutture vuol dire che gli obiettivi, le azioni di adattamento specifiche per ogni settore, quindi per la rete Natura 2000, per le aree protette o per il rischio idrogeologico o per il sistema sanitario, sono diverse. E noi come coordinamento delle tematiche di adattamento non siamo competenti in tutte le materie, né vogliamo esserlo. Vogliamo che ci sia un processo, attivare un processo di mainstreaming vuol dire che queste politiche debbano essere integrate, e quindi che siano i funzionari responsabili, funzionari dirigenti, chi lavora materialmente su singoli temi, ad avere questa visione insieme alle altre, quindi scrivere obiettivi specifici per ogni
diciamo, tema di pianificazione e programmazione che già contengano gli elementi dell'adattamento. Questo è l'obiettivo, non siamo noi che accompagniamo, ma siamo noi che accompagniamo, diciamo, insegniamo a ragionare, cioè, aiutiamo a ragionare in questo senso. Diciamo che dovremmo essere anche in questo caso, come per lo sviluppo sostenibile, teoricamente inutili, nel senso che se fosse un mainstream non ci sarebbe bisogno di un accompagnamento, sarebbe spontaneo pensare in questi termini. Ora, l'adattamento è un ulteriore tassello da aggiungere. Un altro elemento è lavorare su progetti strategici per l'adattamento, perché attraverso dei progetti strategici, quindi dei temi, diciamo dei salti in avanti, su perché c'è un bando, perché c'è un'amministrazione particolarmente illuminata, perché c'è un contesto su cui si vuole lavorare con un certo approfondimento, ecco, si è parlato di Monetarius come, come area secret APS, parco regionale, eccetera, eccetera. Su, in questo contesto il Comune di Cagliari ha sviluppato per una candidatura al bando europeo per gli Urban Innovative Actions un tema, diciamo, un progetto legato alla gestione della risorsa scarsa dell'acqua, che qua scarsa in realtà non è, semplicemente utilizzata male, diciamo, per affrontare il tema, diciamo, il tema della scarsità di risorse per effetto che si intensificherà per effetto del cambiamento climatico. A noi cosa servono come regione i progetti strategici? Ci servono per capire quali siano i criteri per individuare l'unità climatica minima, cioè non c'è un'unità ambientale definita così come c'è in altri campi, un'unità ambientale definita per gestire gli effetti del cambiamento climatico. A noi serve capire, questo sarà la base delle linee guida, quali siano i criteri. Capire quindi a livello locale come vengono sviluppati alcuni temi a noi serve per identificare i criteri generali e quindi dare, oltre che per la pianificazione regionale, dare i criteri per le linee guida nazionali per identificare l'unità climatica minima idonea. Può essere la scala di bacino, può essere un'area sì, perché è un'unità ambientale, diciamo non esiste un'unità climatica, un'unità ambientale per pianificare in funzione del cambiamento climatico. Un altro elemento, così prendiamo anche la bicicletta, sono i tavoli territoriali, cioè ci sono diversi livelli per sviluppare la parte, c'è un tavolo nazionale che aggrega le regioni, abbiamo noi un tavolo diciamo interassessoriale che coinvolge le diverse sezioni dell'amministrazione regionale, serve un livello locale. Il livello locale è anche qua, non esiste, non è un'unità amministrativa a sé, è diciamo un'unità, è un gruppo, diciamo, di lavoro che ha conoscenza del territorio. Per esempio, un lavoro stiamo sviluppando con i contratti di fiume, che sono strumenti volontari, normati, in cui diverse categorie, amministrazioni, imprenditori, cittadini, altri soggetti con diverse scale territoriali, appunto stipulano un contratto per gestire un'unità ambientale. Ed è un tavolo, diciamo, in cui noi abbiamo l'obiettivo di introdurre questa visione, la visione dell'adattamento. Mentre la visione della mitigazione ormai è chiara, se si parla di clima tutti pensano alla riduzione delle emissioni, questo è abbastanza chiaro, seppur in certi casi anche travisato, però automaticamente viene, quando si parla di clima uno pensa, ah sì, le fonti rinnovabili, il risparmio energetico, la mobilità sostenibile, eccetera, eccetera. Tutte misure di mitigazione. L'adattamento è altro, diciamo, è organizzarci in funzione di quello che verrà, e lo dobbiamo fare per un semplice motivo, perché il tema non riguarda l'ambiente, riguarda noi. L'ambiente sopravvive anche senza di noi, così come è vissuto senza, diciamo, la terra si è vissuta senza i dinosauri. Due colline che parlano, e da come cresce il villaggio potete vedere quanto tempo passa, no? Tra una domanda e la risposta, una dice all'altra, ehi Frank, e quella cosa? Non preoccuparti, avevi qualcosa sulla testa, ma è andato. Questo è, diciamo, se pensiamo a quello che succede, diciamo, agli eventi estremi, a tutto quello che comporta ogni eccesso di pioggia, diciamo, noi siamo in questa condizione. La Terra sopravviverà anche senza di noi, adattarci è un problema che riguarda, diciamo, che interessa direttamente tutti noi. Grazie. Grazie mille Giovanni, e siamo ancora sempre in perfetto orario con 10 minuti di ritardo, l'intervento è interessante e difficile e fa vedere quanto è difficile gestire soprattutto elementi così a lungo termine, cioè, fenomeni che
stanno arrivando, ma che andranno gestite in termini molto lunghi. Quindi grazie mille e passiamo agli interventi sulla rete ciclabile sarda, perché sono un gruppo di interventi che comincerà appunto Massimiliano Punti a illustrarci. E prego. Allora, buongiorno, quindi prima di tutto grazie insomma, per l'opportunità, anche perché in realtà quello che noi stiamo facendo, che sia l'infrastruttura, è strettamente connesso a quello che voi avete presentato finora, perché ho sentito parlare di Rete Natura 2000, SIC, ZPS e quant'altro. Noi li abbiamo cercati tutti quanti e li stiamo, qualcuno l'abbiamo mancato, ci è stato suggerito e ci siamo andati, perché il nostro progetto, che è un progetto iniziato nel 2014, iniziato a parlare nel 2014, un progetto che è vero che è quello che tende alla creazione di un'infrastruttura, ma una creazione di un'infrastruttura che non è fine a se stessa, un'infrastruttura che è, come dice il caro amico Italo Meloni, che insomma, il professor Meloni che ci sta aiutando in tutta questa attività, il nostro progetto di territorio, nel senso che l'infrastruttura che noi stiamo andando a realizzare è un'infrastruttura che deve servire per uno sviluppo, tutto quello di cui abbiamo sentito parlare prima, della destagionalizzazione, del turismo e quant'altro, è alla base di quella che è la nostra attività. L'intervento nasce già come declinazione nel programma regionale di sviluppo della Sardegna, quindi nel programma regionale di sviluppo era già individuate delle linee d'azione che volevano dare una dignità della mobilità sostenibile, mobilità ciclistica alla stregua delle altre mobilità. Nel 2015, proprio per questa ragione, nell'ambito del piano regionale delle infrastrutture, sono state individuate una prima fonte finanziaria e delle prime linee di indirizzo. Cosa intendo con questo? Intendo che la base dalla quale si è voluti partire è quella di dotare la Sardegna di un piano. Noi adesso stiamo arrivando a questa fase conclusiva della pianificazione regionale. Se non erro, forse siamo fra i primi in Italia che si stanno dotando di un piano regionale di mobilità ciclistica, però volevamo anche dare un segnale, la regione voleva dare un segnale, questo segnale è quello che si voleva iniziare a realizzare anche l'infrastruttura, cioè far vedere che non era il solito progetto che rimane solo sulla carta, ma che viene attuato. Per fare questo, nell'ambito del piano delle infrastrutture sono state quindi trovate da subito delle fonti di finanziamento, 8 milioni di euro, che considerato che dalla sistema nazionale delle ciclovie turistiche, in quale siamo, fortunatamente siamo entrati, abbiamo firmato il protocollo di intesa l'anno scorso, adesso siamo in attesa che il Ministero, per i tempi del Ministero, ci erano i finanziamenti, ma la prima fonte di finanziamento sarà intorno ai 16 milioni e mezzo. Già nel 2015 la Regione Sardegna di proprie risorse stava mettendo 8 milioni di euro, per cui già una cosa importante. Per cui questa attività non la stiamo conducendo da soli, la stiamo conducendo con l'AST, azienda regionale dei trasporti, con la collaborazione scientifica del CIRE, dell'Università di Cagliari. Questa collaborazione ha portato a una prima definizione di uno studio che è stato approvato a gennaio del 2017. Sono voluti due anni erano essenziali per poter capire e raccogliere tutte le informazioni sulle quali, insomma, perché c'erano diverse cose che erano partite ma nessuna coordinata, e questo è stato un po' il problema iniziale. Sulla base di questo studio noi siamo partiti con l'attività di vera e propria pianificazione, che ha avuto la vera origine, diciamo, con l'attivazione delle fasi di valutazione ambientale strategica a giugno del 2017,
Nel contempo ci siamo arrivati con l'inserimento, la richiesta di inserimento della rete regionale nell'ambito del sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Il fatto di avere già uno studio avanzato ci ha consentito di entrare nel sistema, nel quale correttamente prima c'erano soltanto 5 ciclovie, anzi erano 4 più una, perché c'era il famoso GRAP. Che le altre sono per le ciclovie, il grab diciamo che è qualcosa, esatto, grande raccordo anulare delle biciclette, che però insomma serve anche quello. Quindi hanno sentito di entrare nel sistema. Ad agosto del 2017 è stato sottoscritto il protocollo di intesa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero dell'Ambiente, per cui siamo a tutti gli effetti nell'ambito del Sistema Nazionale Ciclovie Turistiche. Diciamo che stiamo procedendo con anche la settimana scorsa. C'era una riunione del coordinamento tecnico proprio per l'accesso ai finanziamenti, perché è un po' lento, però da quel punto di vista stiamo andando avanti. A dicembre del 2018 è stata avviata la fase di scoping, perché come la collega Agnese Marcus, che ci sta guidando in questa attività, abbiamo voluto portare avanti un'attività e un piano concertato, quindi siamo andati avanti con incontri territoriali. Devo dire siamo un po' dispiaciuti perché non sono stati, le amministrazioni locali non l'hanno capito moltissimo. Su 270 comuni che sono coinvolti dal nostro piano, forse hanno partecipato a diversi incontri territoriali, ripeto, noi abbiamo fatto 7 incontri territoriali, forse hanno partecipato a una cinquantina di comuni in totale, ma forse sto anche esagerando. Però comunque è un'attività di concertazione che noi avevamo avviato già nel 2015, che avevamo comunque interpellato tutte le amministrazioni comunali, avevamo trasmesso tutte le amministrazioni, non solo comunali e locali, perché anche province o anche unioni di comuni, avevamo mandato insomma delle schede per capire che cosa stavano facendo e come quello che stavano facendo si poteva in qualche modo insomma raggruppare, raccogliere nel nostro sistema. Ripeto, siamo andati avanti, fatto gli incontri territoriali, la fase scoping si è conclusa a marzo del 2018. Dopo la fase scoping c'è stata la predisposizione di lontanza e osservazione, la predisposizione dei documenti, diciamo, per i gruppi di piano, la porta ambientale, che hanno avuto una loro approvazione a luglio del 2018, è stato pubblicato per la fase di consultazione, che è stata avviata l'8 agosto e che si è conclusa l'8 ottobre di quest'anno. In questo momento siamo nella fase di analisi delle ulteriori osservazioni, siamo in attesa dell'emissione del parere motivato da parte dell'assessorato di difesa dell'ambiente. Contiamo, insomma, la speranza è che questo possa avvenire in breve tempo, magari non avendo portato avanti l'attività insieme, nel senso che comunque siamo stati accompagnati in questo dall'assessorato di difesa dell'ambiente, magari di arrivare anche a non utilizzare tutto il tempo che l'assessorato ha per mettere il parere ambientale, parere motivato, e per cui la speranza è quella di arrivare entro la fine di quest'anno all'approvazione definitiva del piano, e quindi dotarci di questo piano di mobilità ciclistica.
dobbiamo partire sì piano. Nel mentre, che cosa abbiamo fatto? Dal punto di vista invece della realizzazione del sistema, dell'infrastruttura, l'ARST, che è il nostro partner, ha avviato le gare, alcune sono già concluse, in realtà qua sono scritte tre, ma in realtà ieri ho avuto comunicazione che una quarta gara è stata conclusa, per cui è stata affidata la progettazione. Due progetti sono già stati consegnati e due sono in corso di progettazione per gli itinerari, per quelli che sono itinerari prioritari, quindi parliamo di circa 700 km dei 2600 km che costituiscono la rete del complesso. 2600 km, poi vediamo magari più nel dettaglio, che non sono soltanto di percorsi ciclabili, ma come ho visto prima nell'intervento della collega della FIAB, anche abbiamo circa 500 km di itinerari bici più treno, per cui fanno parte proprio del nostro sistema. Il nostro sistema è proprio il pericolo di vista. Scusate. Vabbè, io mi muovo poco, però. No, questo è l'altro, questo funziona di meno. Questo deve stare vicino. Quindi anche la parte di sua progettazione in questo momento è in corso e stiamo comunque con l'AST portando avanti quelli che sono i progetti di fattibilità e tecniche. Vabbè, qua ci sono delle slide che in realtà sono cose che avete già in qualche modo detto voi, quali sono il perché è importante per la Sardegna lo sviluppo del cicloturismo. Vabbè, per noi sarà il fatto di avere 1700 km di coste, 575.000 ettari di aree protette, tutte le emergenze insomma storiche, archeologiche e quant'altro, insomma, della nostra isola, il nostro clima che ci consente comunque di avere una ampia stagione dal punto di vista del cicloturismo, proprio l'utilizzazione del cicloturismo. 300 giorni di sole, poi vabbè, quest'anno magari un po' meno, una cosa importante sulla quale noi abbiamo basato molto il nostro intervento, c'è stato anche, adesso vi racconto questa cosa perché è singolare, noi siamo la nostra ciclovia fra le ciclovie turistiche è quella che costa di meno, e qualcuno ha anche contestato il fatto che noi abbiamo fatto una valutazione ovviamente di prima. Noi siamo intorno ai 100.000 euro a chilometro, abbiamo la ciclovia del Garda che è 1.700.000 euro a chilometro, e quando ho detto sì, vabbè, ma loro non stanno facendo una ciclovia di qualità, non stanno progettando una ciclovia di qualità. In realtà, anche perché poi, anche nella scelta di itinerari e quant'altro, a noi ci ha aiutato anche la FIAB, noi collaboriamo con la FIAB, diciamo che se non è istituzionalizzato è un nostro partner, l'amico Virgilio che purtroppo non vedo, è uno dei principali stalker miei e di Cameroni, per cui lo dico con affetto, nel senso che comunque è uno che ci sprona in questo assolutamente, siamo una grossa mano d'aiuto, per cui noi abbiamo dialogato anche con le associazioni per capire quali fossero gli itinerari, e noi siamo andati a cercare di recuperare quello che è un sistema di viabilità secondaria che è molto diffuso in Sardegna, che quindi anche strade a bassa densità di traffico le strade arginali, canali, quant'altro, cioè, in maniera tale da poter fare uno sviluppo di una realizzazione di un sistema comunque prima di tutto che non creasse un ulteriore consumo di territorio, e in secondo luogo che fosse realmente realizzabile, perché le risorse a disposizione non sono moltissime, per cui questo, insomma, noi diciamo con orgoglio che la nostra
gli altri dicono ma come mai costa così poco la volta? Vabbè, diciamo che i primi due progetti di fattibilità tecnico-economica che ci hanno consegnato abbiamo avuto un passaggio diciamo nella stima dello studio di fattibilità al progetto di fattibilità di un 15-20% in meno. Noi non riteniamo assolutamente un passaggio fisiologico. La nostra rete è costituita, come vedete, riguarda praticamente tutta la Sardegna, 52 itinerari. Di questi 52, adesso mi metto meglio così parlo sul microfono perché mi sono reso conto che non sentivo bene. 550 km di bici più treno, Sardegna ha il Trenino Verde, anche se, come diciamo io, insomma, l'amico dell'Asse sta avendo qualche problema in questo periodo, ma si spera di riuscire a risolvere i problemi finanziari, insomma. Che è importantissimo, ci sono delle zone, supera delle parti dell'orografia, se vedete per esempio la parte che va da Mandas verso Adatax, chi l'ha fatto, chi ha avuto la fortuna di fare, almeno per una volta il treno verde, è una cosa spettacolare, bellissima, per cui per noi era fondamentale inserire anche questi percorsi. 256 centri abitati, 231 comuni, territori comunali. Qua chiedo scusa, c'è un dato sbagliato, chiedo scusa della mia 63 SIC e 22 ZPS, mi sono reso conto che il dato non è aggiornato, però va bene, comunque sono tantissimi. 3 siti UNESCO, 746 punti di interesse, borghi eccellenza, ecco, per noi è fondamentale questo, 8 borghi commerciali, 49 stazioni ferroviarie, 432 fermate. Perché per noi fondamentale evidenziare questo aspetto? Perché noi siamo un'isola, noi dobbiamo connetterci col resto d'Italia e la connessione avviene attraverso fondamentalmente i porti, ma anche gli aeroporti. Abbiamo incontrato la Sogaer, i tecnici della Sogaer, che sono l'azienda che gestisce l'aeroporto di Cagliari. Sappiamo che anche loro stanno sviluppando un qualcosa per consentire anche con maggiore facilità la spedizione delle biciclette anche di aereo, e quindi anche l'idea di fare una ciclostazione in aeroporto. 49 stazioni ferroviarie, ovviamente, 432 fermate dell'AST. Questo fa capire anche perché abbiamo scelto l'AST, perché per noi l'intermodalità è un aspetto fondamentale. Non tutti sono ciclisti professionisti, non tutti hanno la possibilità di avere la bici a pedalata assistita, però dare la possibilità per i percorsi più complicati oppure in determinate circostanze, la possibilità di caricare le biciclette sugli autobus, noi abbiamo una rete capillare con l'AST, questo per noi è un aspetto fondamentale, che anche lì serve a incrementare la possibilità di domanda del cicloturismo. Parliamo adesso di quello che stiamo facendo in ambito di sempre delle reti. Noi abbiamo presentato l'istanza per rientrare nell'ambito della rete Eurovelo. Abbiamo avuto già un primo riscontro positivo. Noi dovremmo entrare nell'Eurovelo 8, al momento non ci siamo ancora, infatti nella cartina ancora non visitiamo, però della nostra rete 1093 km e 17 itinerari dovrebbero rientrare nella rete Eurovelo. La ciclovia della Sardegna è questa, la Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, questa sarà quella che sarà la nostra rete fondamentale delle ciclovie. Su questo noi contiamo avere notevoli finanziamenti. Se rispettano, se il Ministero, se le infrastrutture rispettano quelle che sono le regole che ha posto, noi ci stiamo muovendo bene, devo dire, per cui siamo abbastanza fiduciosi.
in questo momento, come dicevo prima, questo è l'itinerario prioritario di cui parlavo prima, circa 700 km che sono già in fase di progettazione, e come vedete si sta già lavorando su buona parte degli itinerari della ciclovia nazionale proprio per raggiungere i finanziamenti. La penetrazione urbana, sentivo prima insomma, l'amico della FIEB, il discorso del lavoro che la regione deve fare anche per migliorare gli assetti diciamo interni ai tessuti più urbanizzati. Noi abbiamo un'azione specifica, l'azione 464 del PORFESL, per la quale abbiamo 7 milioni di euro disponibili, e questi sono relativi, come vedete, a interventi nella città metropolitana di Cagliari e nell'area vasta di Sassari e di Olbia. Per cui l'aspetto ovviamente della interconnessione fra la rete diciamo esterna più extraurbana e la rete urbana è un aspetto che noi stiamo portando avanti, ma non lo stiamo portando avanti da soli, perché c'è un discorso che noi stiamo affrontando con la città metropolitana di Cagliari, che nel mentre sta sviluppando tutta una serie di interventi in ambito della città metropolitana, per cui io dico che ci stiamo lavorando, non abbiamo ancora, i problemi non sono assolutamente risolti, però si sta lavorando, e si sta lavorando nell'ottica di dare una capitalità anche in ambito urbano. Il progetto nel suo complesso, forse qua ma per 192 milioni di euro, in realtà forse magari qualcosina in più, un pochettino sottostimato, ma non ci allontaniamo troppo. Il tempo di realizzazione, noi ci siamo posti 10 anni per poter completare la rete. La cosa importante, ecco, l'aspetto anche qui, ho insomma, alcuni punti che sono relativi proprio al ritorno di un investimento di questo tipo, è quello per la quale insomma, l'amministrazione regionale crede in questo progetto, perché il ritorno dell'investimento dalle realtà che hanno già lavorato in quest'ambito è un ritorno che, come vedete, è abbastanza immediato. Insomma, si parla che già a conclusione dei progetti, quindi si parla anche di un ritorno di un euro investito con un euro insomma, di ritorno di investimento. Un minimo di orgoglio ci fa capire che stiamo lavorando bene, abbiamo già vinto 2 premi. Uno lo consegniamo oggi, se non sbaglio, a Carpi, che è il premio mobilità 2018, l'altro l'andremo a ritirare il 21 novembre a Milano nell'ambito dell'Urban Promo, e questo ci fa capire che insomma in qualche modo c'è molto da fare, ma stiamo lavorando nella giusta direzione. Siamo in rete, questi sono il sito web, c'è un'app e poi insomma i nostri contatti, siamo a disposizione insomma, di tutti. Grazie mille, continuiamo la presentazione. E guarda, io mentre stavo adesso cerchiamo di accelerare, perché abbiamo accumulato un po' di ritardo, ma che volevo dirvi semplicemente, andando in giro ho sentito tante volte in tanti incontri dire: ah, ma noi siamo indietro, noi in Sardegna siamo indietro. La mia impressione, avendo girato, il fatto che assolutamente non è vero, non siete indietro, non siete indietro davvero. Quindi questo è solo, cioè, noi siamo indietro. Buongiorno a tutti, sono Cristian Sava dall'Università di Cagliari, faccio parte del gruppo di lavoro che si occupa del piano mobilità
ciclistica della Sardegna. Innanzitutto vi porto i saluti al professor Meroni, che non è potuto essere qui perché è a Roma, doveva parlare appunto del nostro progetto. Mi ricollego quindi al discorso dell'ingegnere Ponti, che ha già parlato abbastanza in dettaglio un po' di tutto il progetto. Inizio rifacendomi vedere la rete, che in realtà è stato l'ingegnere, e quindi sono 46 itinerari ciclabili che raggiungeranno i 2000 km di lunghezza, integrati con degli itinerari bici più treni, in intermodalità appunto per le ferrovie dell'Ast. Concentrandoci invece sulle aree protette, attraverserà la futura rete della Sardegna 58 siti della rete Natura 2000, così distinti. Questi erano i dati che avevamo. Se andiamo oltre possiamo vedere anche che tocchiamo tre parchi nazionali, uno per il Gennaro Gentù attraversato, gli altri a Riga Maglia Prodi, da cui poi prendendo un traghetto possiamo raggiungere i parchi. Abbiamo anche quattro parchi regionali, e qui abbiamo inserito anche il percorso Sick to Sick, perché in realtà coloro i quali sono partiti a Porto Torres e sono arrivati a Cagliari hanno ripercorso già quella che sarà la rete ciclabile, almeno la sua parte. Quando noi parliamo di pianificare un sistema di questo tipo, parliamo appunto di sistema più che soltanto di una rete, infatti è tutto un insieme di azioni, di misure che sono di diversa natura, quindi non solo infrastrutturali, la rete ciclabile, ma anche di natura sociale, quindi promozione, gestione, servizi. Il tutto finalizzato appunto a diffondere l'utilizzo della bici in tutte le sue combinazioni. Per quanto riguarda l'articolazione del piano, lo potremmo suddividere in questi cinque passaggi, quindi una definizione degli obiettivi, un'analisi del contesto esistente, una definizione delle singole componenti, e poi una valutazione sulla fattibilità economica dell'intervento e una prioritizzazione dei singoli interventi, quindi capire quali sono gli itinerari migliori, quali sono quelli realizzabili nel breve periodo e quali puoi realizzare in seguito. Se ci soffermiamo sugli obiettivi, erano essenzialmente quattro. Il primo era ovviamente promuovere e favorire la mobilità ciclistica su tutto il territorio nazionale, regionale e in tutte le sue declinazioni. Il secondo obiettivo generale era rendere la Sardegna comunque tutta percorribile in bici, fruibile attraverso questa modalità di trasporto sostenibile e in tutto il periodo dell'anno. Ancora rendere sicuro e continuo poi la dotazione di percorsi ciclabili esistenti e riutilizzare le infrastrutture, le strutture attualmente disponibili e utilizzate, come ad esempio l'importante patrimonio di ferrovie dismesse. Quindi quello che si configura è un vero e proprio progetto di territorio in cui la rete ciclabile può consentirci, integrata con i territori e con l'altra modalità di fruizione sostenibile, diciamo di valorizzare il territorio e quindi di portare anche a sviluppo socio-economico locale. Si può pensare appunto a quello che succede può succedere grazie a questo tipo di rete alla stagione turistica, che quindi può essere distribuita sia nel tempo, destagionalizzando, che nello spazio, quindi portando flussi dalle coste verso l'interno. Ci siamo soffermati poi sulle componenti del sistema, quindi la componente infrastrutturale, la rete, ma anche poi tutta una serie di servizi che devono essere forniti al ciclista lungo questa rete diciamo tutta una serie di altri componenti. Ci è sembrato poi necessario, per passare dal piano alla realtà, quindi alla concreta realizzazione del sistema, corredare appunto il piano di un documento di linee guida, di indirizzi tecnici, buone pratiche. Che funzione deve avere questo documento? La funzione è quella di dare agli enti locali e ai progettisti che poi faranno appunto i progetti per realizzare in concreto gli itinerari della rete una serie di indicazioni sugli aspetti qualitativi, sulle soluzioni tecniche, sui dettagli costruttivi, insomma tutto ciò che serviva per disporre di regole comuni e far sì che la rete non fosse semplicemente una somma di singoli itinerari magari tutti diversi tra loro, ma fosse un vero e proprio sistema, quindi omogeneo e riconoscibile come tale dal ciclista. L'articolazione delle linee guida è in quattro parti, in particolare la prima parte fissa l'oggetto del piano, e quindi il cicloturismo e il sistema di mobilità. In questa parte abbiamo inserito anche tutta una serie di requisiti che gli itinerari della rete devono avere. La seconda parte invece scende un po' più nel dettaglio sui singoli componenti del sistema.
ancora abbiamo visto quindi la prima parte, prevede sicuramente una indicazione sulle caratteristiche dell'utenza, quindi il profilo del ciclista, la tipologia di viaggio e la tipologia del mezzo. Il profilo del ciclista è molto variegato, quindi si va dal ciclista feriale che utilizza i percorsi che è prevalentemente in ambito urbano per andare a lavoro tutti i giorni, per spostarsi in bici appunto, e poi si va invece al cicloturista da weekend che quindi fa un pernottamento durante il weekend. Poi abbiamo il cicloturista organizzato, ad esempio, che è un cicloturista che di solito acquista dei pacchetti all inclusive perché amante diciamo la comodità, in contrapposizione con invece il cicloturista autosufficiente che ama di più l'avventura e quindi magari pianifica in prima persona. Anche la tipologia di viaggio è molto variabile in funzione della durata e quindi si va dall'escursione giornaliera alla vacanza di 2-3 giorni e anche gli spostamenti possono essere vari. Ad esempio con la Margherita prevede un'unica struttura di pernottamento dal quale ogni giorno il cicloturista si sposta per raggiungere altri percorsi. Invece quello ad anello o lo spostamento aperto prevedono più strutture di pernottamento. Insomma c'è una grande variabilità. E c'è una grande variabilità anche in relazione alle tipologie di mezzi ciclabili, diciamo, quindi bici da strada, mountain bike, bici elettrica, hand bike, insomma c'è veramente un ampio campionario. Passiamo poi alle caratteristiche dell'infrastruttura che deve essere sicuramente integrata sia con le altre modalità di trasporto sia con le altre modalità di fruizione sostenibile del territorio. Ancora deve essere attrattiva e continua per il ciclista, riconoscibile, quindi qui entra il gioco della segnaletica, e poi deve essere percorribile in maniera sicura e confortevole. Abbiamo poi inserito sempre nelle linee guida una serie di requisiti normativi e tecnici che tutti gli itinerari devono avere. In particolare alcune normative erano molto stringenti, come il decreto ministeriale 557 del 99, chiaramente il codice della strada e poi la nuova legge sulla mobilità ciclistica nazionale. Queste sono valide su tutti gli itinerari della rete. Abbiamo raccolto poi invece i requisiti tecnici che saranno validi soltanto sugli itinerari che saranno inseriti nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche, che ci ha parlato l'ingegner Conti, che fissa appunto una serie di requisiti sia di pianificazione che di progettazione. Idem per Eurovelo, una parte della nostra rete sarà inserita in quella nel circuito europeo e anche qui quella parte di rete deve rispettare dei requisiti aggiuntivi. Abbiamo poi voluto fare un focus di tipo paesaggistico sui requisiti che deve avere ciascun itinerario, quindi inserimento paesaggistico, recupero di infrastrutture esistenti, l'utilizzo di materiali locali e così via. Allo stesso modo abbiamo raccolto anche un po' la normativa sulla salvaguardia idrogeologica e quindi abbiamo fissato sia degli indirizzi generali che abbiamo richiamato le prescrizioni normative necessarie per il progettista. Quindi in sostanza l'infrastruttura si configura come un mix di varie tipologie di sede, in particolare ricadono in quelle previste dalla legge nazionale sulla mobilità ciclistica e vanno dalla sede propria alla corsia riservata a dei percorsi promiscui con traffico veicolare che si declinano in maniera diversa in funzione fondamentalmente dei livelli di traffico e dei limiti di velocità e quali si aggiungono poi delle aree a cui, in cui il traffico veicolare è ristretto come le aree pedonali e le ZTL. Comunque proprio di queste tipologie vi parlerà meglio la mia collega Beatrice Scappini. Cerchiamo di essere abbiamo già arrivato troppo tempo e comunque procediamo appunto con illustrarvi diciamo quelle che sono le soluzioni tecniche proposte studiate nel corso della pianificazione della rete, appunto degli itinerari che compongono la rete che poi abbiamo voluto inserire all'interno delle linee guida. Innanzitutto appunto quindi come si è stata costruita diciamo questa infrastruttura ciclabile che costituisce appunto la rete. Innanzitutto l'obiettivo, come appunto già detto più volte, uno degli obiettivi era quello di recuperare l'importante patrimonio di strade minori presenti in Sardegna e quindi appunto strade dove con modesti interventi diciamo di compatibilità ciclabile era possibile realizzare un itinerario ciclabile praticamente autonomo
pur transitando io si detto con i veicoli, quindi tutte quelle strade a bassa mobilità veicolare, a bassa velocità, quando invece ciò non era possibile perché appunto l'infrastruttura esistente era adatta alla condivisione dello spazio con i veicoli motorizzati, allora abbiamo optato per l'utilizzo di una sede propria affiancata o non affiancata, come nel caso del recupero di infrastrutture non utilizzate. In particolare quindi la sede propria affiancata alla piattaforma stradale da cui è separata da un cordolo di delimitazione o al marciapiede, quindi accanto al transito pedonale, oppure non affiancata appunto in tutti i casi in cui i tracciati esistenti recuperati non sono più interessati da traffico veicolare o appunto come nel caso delle ferrovie dismesse, ma anche in percorsi all'interno di lungosentieri, all'interno di parchi, zone protette, aree naturali, dove quindi il ciclista può transitare lontano dal traffico motorizzato, magari anche in condivisione con altre forme di mobilità lenta. Quindi vi abbiamo riportato alcuni esempi di inserimento appunto di una pista affiancata al marciapiede attraverso l'allargamento dello stesso o di sede propria appunto non affiancata, dove in questo caso si decide appunto di convertire un'infrastruttura della mobilità veicolare e dedicarla invece completamente alla mobilità dolce. Un caso particolare della pista in sede propria non affiancata sono le famose greenways, quindi appunto percorsi verdi, vie verdi, di particolare pregio ambientale, naturalistico, sia per i territori che attraversano, con i quali quindi si integrano e consentono anche una funzione in chiave sostenibile di questi luoghi, ma anche per il recupero di infrastrutture, generalmente appunto di ferrovie dismessa che non sono più utilizzate e che vengono quindi dedicate alla circolazione dolce, anche per le loro caratteristiche di ridotte pendenze e modeste difficoltà, che consentono quindi una accessibilità ampia alle diverse tipologie di utenti. Nel caso appunto dello sviluppo di itinerari con queste tipologie di sede, è necessario prestare particolare attenzione sia alla suddivisione degli spazi per tipologie diverse appunto di utenza e soprattutto per le diverse velocità con cui questi utenti si muovono, proprio per evitare che possano insorgere quindi conflittualità, ma anche prestare un occhio di riguardo appunto l'inserimento ambientale di soluzioni progettuali che in alcuni casi può essere necessario appunto prevedere quando ad esempio si attraversano aree naturali è necessario superare quindi fiumi o aree lagunari, stagnali eccetera, oppure quando contesti geomorfologici particolari richiedono la realizzazione di infrastrutture più importanti come quelle sospese. E la qualità progettuale è un aspetto che può in qualche modo anche incrementare l'attrattività dei percorsi, proprio perché realizzando diciamo, anche piccoli elementi di interesse, di pregio architettonico e infrastrutturale, si può comunque in qualche modo costituire sia dei landmark nel territorio, ma anche degli elementi che diventino rappresentativi di un percorso, di un itinerario. L'esempio del Regarda che è stato citato prima è interessante in questo senso, perché la realizzazione riguarda soltanto 2 chilometri, che è un percorso in realtà molto più lungo, ma che ha dato grande visibilità poi anche all'infrastruttura. Diciamo, per quanto riguarda poi l'attenzione appunto all'impatto ambientale e la valenza ambientale che possono avere anche queste infrastrutture, anche i materiali di pavimentazione sono stati approfonditi all'interno delle linee guida, proprio perché da un lato contribuiscono a rendere il percorso confortevole per il ciclista, per gli utenti che percorrono, ma dall'altro contribuiscono anche a rendere diciamo, l'infrastruttura, inserire l'infrastruttura nell'ambiente o meno a seconda delle scelte che si operano. E i prodotti bituminosi generalmente sono quelli che garantiscono i maggiori comfort per i ciclisti, ma sono anche quelli che magari hanno più impatti per l'ambiente. E peraltro quando si transita all'interno appunto di aree protette, in qualche modo tutelate e regolamentate anche dai piani di gestione di cui abbiamo parlato prima, necessario appunto. È possibile anche che magari non siano ammessi e quindi sia necessario adottare altre tecnologie. Abbiamo voluto quindi approfondire anche i materiali, ad esempio come l'asfalto ecologico, che attraverso l'utilizzo di colorazioni particolari si inseriscono nell'ambiente, quindi riducendo appunto l'impatto dell'infrastruttura stessa, oppure gli asfalti drenanti che grazie alla loro porosità riducono il problema dell'impermeabilizzazione dei suoli, che oggi è sicuramente
problema diciamo sempre più rilevante anche in considerazione dei cambiamenti climatici. E quando però questi prodotti si ritengono eccessivamente invasivi, diciamo si può optare per l'utilizzo di materiali naturali come la terra stabilizzata, che ovviamente però richiede manutenzioni molto più frequenti. Al di là di tutti gli interventi che riguardano la realizzazione vera e propria di un'infrastruttura ciclabile, ci sono poi tutti gli interventi di compatibilità ciclabile che devono appunto consentire al ciclista che transita in sede provvisoria con i veicoli di poterlo fare in totale sicurezza e tutelare quindi appunto in questo caso l'utenza più debole attraverso una serie di interventi che riguardano la segnaletica orizzontale, verticale, elementi dissuasori eccetera, ma che in generale hanno comunque l'obiettivo di ridurre il traffico motorizzato e moderare la velocità dei veicoli motorizzati e in particolare non solo nel transito in sede promiscua ma in generale in tutti quei punti in cui il ciclista può avere uno spazio diciamo di condivisione della sede stradale e quindi un potenziale conflitto con i veicoli e quindi in particolare abbiamo approfondito anche tutti i casi di attraversamenti che siano sede propria o in sede promiscua, opportunamente segnalati, anche in questo caso con segnaletica orizzontale, verticale, centrali salvaciclisti e così via. Anche appunto la segnaletica in generale, al di là di quella prevista specificamente dal codice della strada, è un elemento fondamentale sia per dare riconoscibilità alla rete che per garantire anche il corretto utilizzo da parte degli utenti, quindi la segnaletica di indirizzamento per raggiungere un itinerario della rete e quella di indicazione all'interno dell'itinerario sia per fornire dati dati tecnici sull'itinerario che per suggerire punti di interesse che possono essere raggiunti. E quindi abbiamo appunto analizzato il panorama diciamo, presente a livello italiano, non esiste una normativa specifica sull'argomento, per cui è necessario diciamo, darsi delle regole comuni per evitare che poi ognuno faccia un po' come vuole e quindi non si riesca a costruire poi un prodotto riconoscibile e omogeneo. E ancora poi abbiamo voluto approfondire tutti quegli elementi che stanno a corredo del percorso di un itinerario ciclabile, ma che possono contribuire a agevolare l'utilizzo e quindi abbiamo approfondito un po' di casistica su tutti gli elementi di arredo, sia quelli specificamente progettati per le biciclette, quindi cicloparcheggi, le rampe appunto per superare i dislivelli con scale, distributori automatici di pezzi di ricambio, contaciclisti, eccetera, ma anche come si possono adattare comuni prodotti di arredo urbano in chiave diciamo bike friendly, quindi la seduta può essere integrata con lo spazio per parcheggiare la bicicletta, il cestino porta rifiuti inclinato per adattarsi alle esigenze del ciclista e così via. Un altro argomento approfondito nelle linee guida, che era già stato in qualche modo anticipato dall'intervento della FIA di apertura, sono il tema dei cicloservizi. Che appunto sono fondamentali se si pensa che questi sono comunque gli itinerari della rete, sono itinerari di medio-lunga percorrenza, itinerari giornalieri lungo i quali è necessario quindi dare dei servizi e soddisfare le eventuali esigenze dei ciclisti. Anche in questo caso l'approccio utilizzato è sempre quello per quanto possibile di utilizzare le strutture esistenti nel territorio, strutture dismesse, ma dove appunto questo non è possibile, anche perché gli itinerari spesso transitano in contesti comunque poco urbanizzati, quindi privi poi di strutture esistenti, abbiamo elaborato alcune soluzioni relative ad alcune tipologie di cicloservizi, in particolare la ciclostazione, quindi dove poter lasciare in mezzo un luogo sicuro e custodito, le aree di sosta da collocare lungo l'itinerario dove il ciclista può interrompere la pedalata, riposarsi, rifocillarsi, trovare strumenti di riparazione, eccetera, e così poi le ciclofficine, i punti di ristoro, i punti di soggiorno, così via. E l'intermodalità, come abbiamo già detto, appunto un altro elemento fondamentale, sia in considerazione della nostra condizione di insularità, per cui la rete innanzitutto deve essere accessibile dagli visitatori non residenti, e quindi la rete si collega innanzitutto ai principali porti e aeroporti dell'isola e poi si collega alle principali stazioni ferroviarie e fermate di trasporto pubblico locale.
le linee guida approfondiscono anche questo aspetto di la possibilità di trasportare a bordo di mezzi pubblici la bicicletta e quindi presentano anche una casistica di tutte le attrezzature che possono appunto consentire questa modalità di multimodalità di spostamento. Oltre all'integrazione con il trasporto pubblico, con questo concludiamo, abbiamo nell'attività di pianificazione abbiamo cercato in qualche modo di sviluppare anche quelle che sono le connessioni con tutti gli altri percorsi di mobilità lenta presenti nel territorio regionale, nell'idea appunto di costruire un grande sistema appunto dedicato alla mobilità dolce. Per questo motivo quindi la rete ciclabile si collega con i cammini religiosi, i cammini storico-culturali presenti nell'isola, i sentieri dell'ente foreste, i sentieri Sardegna, i treni Roberto della Sardegna e così via. E questa connessione, questa integrazione avviene all'interno dei parchi ciclistici individuando dei nodi appunto di integrazione definiti hub cicloescursionistici, dove quindi il ciclista che percorre la rete può fermarsi, lasciare il proprio mezzo e proseguire su un sentiero di trekking, oppure il pellegrino che percorre un cammino religioso può trovare un punto dove prendere un mezzo e proseguire in bicicletta lungo la rete. Abbiamo interrotto perché comunque era interessantissimo come argomento, per cui cioè, anche se abbiamo perso un po' di tempo, no, vi ringrazio. Non abbiamo detto, però le linee guida sono consultabili sul sito, sì. No, infatti questa era l'avevamo immaginato, ma in realtà ce l'avevano già detto, per cui no, sono estremamente interessanti e sono esportabili sotto parecchi aspetti, un po' più in altre situazioni, quindi no, sono stati veramente utili. Grazie mille. E allora, abbiamo ancora l'intervento di Francesca Ghirra, assessore. Sì. E poi non so se è presente, venuto poi almeno un rappresentante del Comune di Alborea o no? Perché eravamo invitati un po' nell'ultimo momento, ma non siamo riusciti. Allora questo a parte di avere. Sono interessato alla località. Buongiorno a tutti, intanto ringrazio la Sofferata Ambiente domani Santa per l'invito. Io all'inizio, quando sono stata arrivata un po' in ritardo, all'inizio ero preoccupata perché mi sembrava che io fossi andata fuori tema con la mia presentazione, poi ero più tranquilla perché erano attimi in più, perché in realtà io oggi vi parlerò delle politiche che sta portando avanti l'assessore Marra, che si occupa di mobilità, che purtroppo stamattina non poteva essere presente, quindi mi ha chiesto di portarvi sui saluti e io insomma, vi racconterò un po' quello che l'amministrazione sta facendo nel campo della mobilità. Nel frattempo ne approfitto per raccontarvi anche sul piano dell'adattamento delle politiche che noi stiamo portando avanti. Il Comune di Cagliari già nel 2012 ha aderito al patto dei sindaci che prevedeva la riduzione delle emissioni di anidride carbonica al 2020 del almeno il 20%, e quindi nel 2014 ha adottato un PAES, che è un'azione per le energie sostenibili, che prevedeva tutte le azioni da mettere in campo, e chiaramente il tema della mobilità sostenibile è un cardine delle politiche dell'amministrazione in questi anni, però appunto confrontandoci in questi ultimi mesi, possiamo dire, questi che sono due anni, negli ultimi due anni, con l'assessorato all'ambiente avendo aderito al progetto Master Adapt, ci siamo resi conto che dobbiamo fare un salto rispetto a quanto è fatto fino ad oggi, nel senso che ormai non si parla più tanto di mitigazione quanto di politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, e su questo l'amministrazione non è molto avanti, e quindi il 16 di ottobre il Consiglio Comunale ha impegnato mobilità. Il Consiglio Comunale ha impegnato l'amministrazione a sottoscrivere il nuovo patto dei sindaci, che oltre all'energia prevede anche il clima, quindi trasformeremo il nostro PAES in PAES, con tutta una serie di impegni che chiaramente ci dobbiamo assumere rispetto ai temi dell'adattamento ai cambiamenti climatici.
quello che abbiamo fatto in questi anni, lo vedremo anche, spero, nella mia presentazione, è cercare di attivare delle politiche integrate, nel senso che lo sforzo che è stato fatto è stato quello di non pensare mai degli interventi puntuali individuali, ma immaginare delle strategie complessive a scala urbana e metropolitana, e questo stiamo cercando di mettere a sistema con il nuovo piano urbanistico che dobbiamo adeguare al piano paesaggistico regionale, all'interno del quale stiamo mettendo a sistema tutte le azioni portate avanti in questi anni e introducendo anche a monte della pianificazione e delle strategie per la salute dei cambiamenti climatici. Abbiamo in collaborazione con la Regione in questi anni partecipato, come diceva Giovanni, al bando per gli urbani innovative action, con un progetto sui cambiamenti climatici concentrato sulla gestione dell'acqua al Malentagius. Abbiamo partecipato per due volte al Climate, anche alla maratona sull'adattamento ai cambiamenti climatici che viene organizzata in tutto il mondo, proponendo dei temi che sono peculiari per la nostra città. Se il video c'è un audio abbiamo dei problemi ulteriori. Sì, una musichina, non è fondamentale. Perché l'audio non c'è. Non è collegato l'audio. Dicevo, abbiamo concentrato chiaramente le nostre attività, le relazioni sui temi che caratterizzano le criticità del territorio cagliaritano, quindi in particolare sulle ondate di calore, il tema dell'acqua interpretata sia come problema legato alla siccità che come problema legato agli allagamenti, perché abbiamo questi due aspetti. Chiaramente riconducendo tutto a un uso razionale del suolo, che è il tema che caratterizza poi il nostro piano urbanistico. Abbiamo usufruito dei finanziamenti dell'assessorato all'ambiente per fare l'aggiornamento dei piani di gestione dei SIC, noi gestiamo direttamente quelli della Sera del Diavolo, mentre le due zone umide sono in capo per quanto riguarda l'aggiornamento o la relazione dei piani di gestione da un lato alla città metropolitana, dall'altra al parco del Molentaggio, che ha un ente che lo gestisce. Adesso vi faccio vedere un video che è stato prodotto in occasione della relazione del piano urbano della mobilità sostenibile, e poi magari entro nel dettaglio delle questioni della presentazione, cercando di non annoiarvi troppo, però è importante questo perché il titolo che è stato dato al mio intervento mi sembrava un po' presuntuoso, io l'ho cambiato in Cagliari città sostenibile, che è il titolo che abbiamo dato al Climaton, perché abbiamo partecipato, ci siamo candidati per il 2021 come capitale europea della sostenibilità. Però diciamo che il percorso che è stato fatto per la redazione del PUNS è una delle buone pratiche che cerchiamo di mettere in campo, perché la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini è uno strumento fondamentale per portare avanti politiche corrette. Quindi vabbè, se non c'è l'audio io posso continuare ad annoiarmi con la mia voce. Appunto il piano urbano per la mobilità sostenibile è uno strumento ormai imprescindibile nelle politiche di governo della mobilità, ed è stato prodotto un questionario che viene appunto illustrato sinteticamente in questo video, dove mettiamo a sistema le politiche in atto e il problema di come sviluppare quelle in futuro. Il campione di intervistati e di 1600, non ci hanno sorpreso le risposte che hanno dato. Sicuramente è molto apprezzato lo sforzo che è stato fatto in questi anni dall'amministrazione verso le politiche di mobilità sostenibile, ma ancora è molto evidente l'utilizzo dell'auto per gli spostamenti, nonostante la qualità del servizio pubblico. Queste sono appunto le tipologie delle domande che sono state, poste. A Cagliari continuano ad entrare ogni giorno circa 170.000 auto.
Noi stiamo lavorando per potenziare a livello metropolitano il sistema di metro leggera, potenziando il sistema di mezzi pubblici che già funziona e veramente implementando il sistema delle percorsi ciclabili. La maggior parte arriva degli intervistati proviene dalla città metropolitana per ragioni diverse, ma la maggior parte vengono qua per lavorare ovviamente, o per andare all'università o nei servizi della regione, cose di lavoro, la frequenza degli spostamenti. Vedete, il motivo degli spostamenti per il 73% è il lavoro, 13% studio, e ancora l'auto con il 51% è il mezzo più utilizzato. La maggior parte è viaggiata da soli, tra l'altro in auto. Però a differenza della bicicletta, per cui c'è ancora una certa resistenza dovuta a questioni di sicurezza, i mezzi pubblici sono utilizzati. Comunque è in crescita, mi pare, poi ce lo potranno comprare più per anni, cioè 52% di questo campione, però. Anche il campione. Sarà significativo questo campione. 1700 dovrebbe essere. Sì, non è. Qua qui sulla ciclabilità chiaramente facciamo più un focus nella presentazione, questa è la parte sul trasporto pubblico. Del trasporto pubblico, le fermate sono piuttosto capillari sul territorio, tra le 19 e le 22 diciamo, c'è il traffico più intenso. Questo insomma è un po' veloce, insomma, seguirlo magari non è facilissimo, però è una efficace sintesi di tutto quello che è stato fatto per la relazione del bus, ovvero le indagini conoscitive rispetto alle abitudini dei cagliaritani, ma non solo, perché sappiamo che Cagliari è frequentata da tantissime persone che vengono qua, perché a Cagliari ci sono le sedi degli uffici regionali, degli ospedali, ci sono servizi sia a livello regionale che provinciale, che motiva insomma, la necessità per chi vive in altre del territorio di venire in città. Appunto, la presentazione si apre con il nostro logo con cui di candidatura come European Green Capital, il titolo del mio intervento era immaginato come Cagliari di città sostenibile. Avevo pensato di iniziare con questa slide che mostra il risultato della indagine fatta da Euromobility, che da Cagliari al settimo posto sulle principali 50 città italiane a livello di mobilità sostenibile, per fare un confronto col passato, nel senso che siamo la seconda città italiana per offerta di trasporto pubblico, la terza in quanto ad area pedonali, e siamo passati dal 2011, che eravamo al 38esimo posto, al settimo del 2018. È divertente andare a leggersi quello che diceva lo stesso piano d'azione per le energie sostenibili, e quindi dicevo redatto nel 2014, perché si rilevava le criticità legate ai percorsi ciclabili in città, rilevando appunto che tra area urbana e area non urbana avevamo solo 7 km e mezzo di percorsi ciclabili. Inoltre si sottolinea nel piano che è pubblicato sul sito del comune la scarsità di offerta del comune di Cagliari in rapporto alle altre città capoluogo. Avevamo un sistema di bike sharing che ha funzionato a singhiozzo con una dotazione di 35 bici
biciclette che è stato aperto al 105, ma poi improvvisamente ha smesso di funzionare, con anche delle previsioni tecnologiche che poi allora non erano state attivate. E rispetto alle corsie ciclabili ai chilometri, diciamo, ogni 10.000 abitanti, Cagliari si posiziona al 16° posto su in questa classifica, diciamo. Entrando più nel dettaglio delle immagini che abbiamo visto in quel veloce video di prima, vediamo alcune tabelle sulle risposte ai questionari. Ho riportato di lato una dicitura tratta dall'analisi di contesto che Nomir ha fatto per la redazione del nostro book, dove appunto che si dice che nonostante l'elevato numero di veicoli per abitante non si evidenziano criticità riguardo la viabilità e l'incidentalità stradale, perché anche questo è stato un tema su cui si è lavorato tanto, le rotatorie che fanno nascere l'ilarità nei nostri cittadini, perché sostengono che il nostro sindaco si sia occupato soprattutto di fare rotatorie, in realtà sono state uno strumento non solo per ridurre le emissioni, ma anche per evitare tantissimi incidenti. Ciò dipende dall'ottima offerta di trasporto pubblico locale, questo è il nomismo che lo dice, premiato da un buon tasso di utilizzo anche se con ulteriori margini di potenziamento. Negli ultimi anni c'è stato un forte incremento della rete di piste ciclabili, tanto da posizionare Cagliari subito dietro le più importanti città metropolitane italiane. Da questa analisi che non mi ha fatto, è interessante rilevare che noi risultiamo sempre la prima città del sud su tutti i parametri di indagine, però siamo sempre in coda ai comuni più virtuosi del nord, quindi dobbiamo fare, infatti anche ad esempio noi siamo destinatari, come appena vi dirò, delle risorse con città metropolitane, mentre città del nord sono definite città evolute, diciamo, non ricordo adesso il termine esatto, e le città del sud sono definite sottosviluppate, noi siamo in transizione, perché Cagliari è in questa fascia in cui non è né giù né su, e quindi comunque dobbiamo fare uno sforzo per salire in questa classifica. Vedete, per questionare quale mezzo utilizza prevalentemente, l'auto è al primo posto, come dicevo, la bici è stata indicata come mezzo di trasporto da 126 persone, quindi 7,9% del campione totale. Questo è il grafico a torta che restituisce graficamente l'utilizzo dei mezzi. Perché non utilizza la bicicletta per effettuare questo spostamento? La strada è pericolosa in adatta all'uso della bicicletta, lo spostamento è troppo lungo o altro, e gli altri motivi sono: non possiedo una bicicletta, la fatica, compagnia di più persone, motivi di salute, pericolosità del traffico, comunque questi sono dati, non mi dilungo perché altrimenti poi ancora vediamo i grafici sulla frequenza dell'uso della bici, abitualmente il 21% tutti i giorni, quasi insomma tutto l'anno, abitualmente tutti i giorni o quasi nella bella stagione il 7%, uso la bicicletta solo per sport e tempo libero il 40%, cioè la maggioranza, saltuariamente il 32%. Un motivo più frequente, vedete, è 80% svago o sport. I motivi che scoraggiano l'uso della bici sono fondamentalmente la pericolosità del traffico, la lontananza dal posto di lavoro e il fatto di dover accompagnare altre persone, anche se poi abbiamo visto che nelle auto c'è sempre una persona sola. Sugli aspetti che possono invogliare l'utilizzo della bici, fondamentalmente sono individuati le piste ciclabili su percorsi protetti e su percorsi diretti e veloci, oltre alla possibilità di lasciarla in parcheggi custoditi. È vista invece almeno come una cosa meno importante il fatto di avere incentivi per l'acquisto. Vabbè, salto tutto ciò che riguarda il PUMS, saprete meglio di me cos'è il piano per la mobilità sostenibile, come dicevo, l'idea è quella di mettere a sistema tutte le politiche in atto col fine di tutelare l'ambiente, ridurre l'inquinamento atmosferico e il rumore, ma anche appunto valorizzare i sistemi di trasporto alternativi
in città e nell'area metropolitana. Sono state fatte tante cose in questi anni, come vi dicevo, volevo fare un focus rapidissimo sul PON. Noi abbiamo 37 milioni e 700 mila euro a disposizione dall'Agenzia per la Coesione, di cui 14 milioni sono sull'asse 2, quello per la sostenibilità, con 4 milioni sostituiremo circa 4.000 corpi illuminanti, arrivando alla quasi totale sostituzione delle lampe di incandescenza in città. Le altre risorse sono dedicate alla realizzazione di 5 corri riciclabili più le cosiddette ramagliature della rete cittadina, nel senso che è inutile fare dei corridoi per arrivare a Quarto o a Elmas, qui arrivi in città e le piste sono tutte spezzettate, quindi una parte delle risorse chiaramente sono utilizzate per quello. Questa è la rete dei percorsi, l'obiettivo chiaramente è quello di andare a completare tutti i percorsi interni in modo da poter utilizzare la bici per girare in città. Per quanto riguarda il corridoio Cagliari-Elmas, che è un po' il più problematico, la gara per la progettazione è ancora in corso, perché da un lato dovrebbe passare lungo le sponde della laguna di Santa Cilla, dall'altra dovrebbe raggiungere Sailetta, che è un'isola sulla tradizionale di Santa Cilla, attraverso un po' che ciclo pedonale. Questa cosa è tra l'altro il corridoio per cui sono stanziate la maggior parte delle risorse, perché parliamo di 5 milioni di euro, insomma è quello più complesso, è stata fatta una gara aperta e quindi siamo ancora in gara per la progettazione. Il corridoio di Quarto lo stesso presenta alcune criticità, perché lo stesso passa accanto all'altra grande zona umida, che è quella del Molentargius. Il progetto in fase di definizione dovrebbe passare lungo, diciamo, via San Benedetto, via Marconi, verso l'asse mediano, il Ponte Sparis, e chiaramente collegare il corridoio Cagliari Quarto con via Castiglioni in prossimità dello sviluppo dell'asse mediano. Sugli altri siamo più avanti, nel senso che su Terra Maini è stato già approvato il progetto definitivo esecutivo e siamo in fase di gara, diciamo, in predisposizione di gara, così come per il corridoio Monte Migi. Questi sono tutti i percorsi che sono stati condivisi dall'assessore Marras e dagli uffici con le associazioni dei ciclisti per individuare i percorsi migliori da realizzare. Questo è l'altro corridoio Poeto Santeria. Le ramagliature riguardano le piste appunto interne, come vi dicevo, quindi la piazza Garibaldi con il collegamento tra via Poli e via Sonnino, via Ligure e via Campania, collegamento via dei Giudicati e via Smirioni, sia San Lucifero tra via Dante e via Sonnino, via Sonnino e via Campania, il collegamento tra via Sonnino e la terza del Porto di Cagliari. Questa è un'immagine illeggibile dove sono riprodotti questi pezzi di raccordo che hanno l'obiettivo di completare la rete. In quest'ultimo, anche in questo caso, il progetto definitivo esecutivo è approvato e quindi stiamo andando in gara. Oltre alle ramagliature abbiamo previsto la realizzazione di velostazioni dove appunto poter custodire le bici, ma anche introdurre tutti quei dispositivi di cui si parlava prima, anche per realizzare delle piccole ciclofficine. È prevista anche la fornitura di rampelliere, che sappiamo essere carenti, come emerge anche dal questionario. Oltre all'implementazione del bike sharing, si è creata una rete temporanea di impresa tra il CTM, che è la nostra società che gestisce i mezzi pubblici, e Playcar, che è il privato che gestisce il car sharing, in una rete che si chiama Kabubi, che vuol dire Cagliari in bus e bici, con l'idea di abbandonare il modello attuale che impone di riportare la bici e mettere un free floating, come si vuole fare anche per i car sharing. È stata già aggiudicata la fornitura di 60 biciclette a pedalata assistita per il appunto per l'implementazione del free floating. Le iscrizioni sono arrivate alle 87 quest'anno. Questo è un altro degli interventi di completamento dei corridoi ciclabili. L'amministrazione ha partecipato al cosiddetto bando periferie con un progetto di rigenerazione del quartiere di Smirioni, sono ribaltato l'immagine per comodità, il nord è a sinistra.
un progetto per cui abbiamo ottenuto 18 milioni di euro, articolato in tre lotti di intervento: un lotto riguardo alla riqualificazione del parco di San Paolo per fare un parco sportivo urbano e riqualificare quell'area, l'altro riguarda l'ex mandatoio di Via Po dove dovrà sorgere un complesso di ordine sociale, il terzo lotto è interamente dedicato alla mobilità lenta, nel senso che il progetto si propone di riqualificare gli assi viari di Via Santa Vendrace, Via Po e Via Campo Scipione per realizzare dei percorsi che consentano la camminabilità e quindi marciapiedi sicuri con insediamento però anche in piste ciclabili. Abbiamo poi anche partecipato al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile a casa, scuola, lavoro, il cosiddetto collegato ambientale, sempre in collaborazione con l'università, la regione, CTM Art e sempre Playcar. Fondamentalmente sono previste azioni che coordinano interventi hard, cioè infrastrutturali, interventi soft di comunicazione e informazione della cittadinanza, quindi implementazione anche in questo caso chiaramente tenete conto che sono tutte azioni integrate, quindi si ritrovano in tutti i progetti l'implementazione del bike sharing, le piste ciclabili, accessione gratuita di buoni mobilità o di incentivi e poi appunto la realizzazione di programmi di informazione, educazione e sicurezza stradale, promozione, comunicazione e monitoraggio. Questa è diciamo una proposta, un'idea di Biciplan che abbiamo strutturato in base alla messa a sistema di tutti gli interventi che sono previsti in città e quindi vedete queste in rosa sono le zone 30 che sono state istituite dove riteniamo che non sia necessario realizzare piste ciclabili, nel senso che comunque sono aree dove già bisogna giocare la pedonalità e la ciclabilità. Questi in viola sono i corridoi diciamo, di cui vi ho parlato prima, questo è quello che va verso Sailetta e verso Elmas. E appunto ho inserito questa immagine perché fa capire come necessariamente, visto che Cagliari ha la fortuna di essere circondata da zone SIC, da zone di grande pregio paesaggistico ambientale, necessariamente riuscendo a rafforzare e a strutturare una rete capillare si fanno a connettere SIC su SIC, questo era un po' il senso. Questo è uno stralcio della proposta di Biciplan che riguarda proprio la ciclabilità nelle zone naturali e vedete che sommando diciamo, i percorsi dei corridoi con le piste esistenti si crea una rete che mette tutto in connessione. Chiaramente molte cose sono ancora allo stato progettuale, però l'obiettivo dell'amministrazione è riuscire a completare questo quadro per garantire a tutti, non solo ai ciclisti professionisti come a loro, di poter circolare in città sicuramente con la bici, utilizzandola come mezzo di trasporto quotidiano e non come oggetto di svago. Grazie. Scusate, possiamo pubblicare sul sito ufficiale del progetto le vostre presentazioni? Ma mia non ha voluto dire un po' di cosa. No, ma esiste, no, male, scusate, no, ma il video è online, è quello che vi fatto vedere. Non lo so, però... Scusate, di chi è questa? Tempo del mio Allora, penso che voglia intervenire immediatamente, aspettate un attimo, no, avete ragione, però sono Andrea Olla e sono uno che usa la bicicletta normalmente per spostarsi all'interno, la uso anche per divertirmi però. La prima osservazione che devo fare è per integrare ciò che è stato raccontato dalla Fiat, perché io sono un vecchio aderente alla Fiat, adesso meno, però apprezzo molto tutto quanto quello che ha fatto la Fiat e quello che fa la Fiat. In sostanza volevo integrare che il percorso che avete fatto qui in Sardegna
è una cosa un po' simile a quello che ogni anno la FIAT fa con le bici staffetta, solo che le bici staffetta risultano essere fatte per promuovere la bicicletta collegando le varie città, diciamo. Questo è quello che voi avete fatto in Sardegna, una cosa validissima. A me sarebbe piaciuto partecipare a questa SIC to SIC, perché sono un vecchio ciclista che ha partecipato a più bici staffette di carattere nazionale. Parlo della Verona-Firenze, parlo della Ostia, San Benedetto del Tronto, Tirreno Adriatico e così via. È una cosa che suggerisco alla FIAB, di Cagliari, per potersi ampliare e non stare esclusivamente qui a Cagliari, visto che si sta ampliando con altre associazioni. Questo è un elemento di collegamento con quello che voi avete fatto qui. L'altra cosa invece da sottolineare per noi ciclisti e per promuovere l'uso della bicicletta, alcune domande mi vengono subito. Com'è che c'è stata questa proposta delle ciclovie in Sardegna? Io so l'origine di questa cosa, ma mi pongo un problema. Tutti quanti quelli che stanno lavorando sulle ciclovie, quanti di questi usano normalmente la bicicletta? E lo lascio così. Poi un'altra domanda mi pongo: come che qui ci sono pochissimi ciclisti, per esempio, ciclisti nel senso di persone che usano la bicicletta, ma in particolare com'è che non si considera anche nella progettazione delle ciclovie l'inserimento delle persone che usano la bicicletta normalmente, come possono essere quelle persone che sono dei tour operator in Sardegna, voglio dire. Qua non c'è nessuno del tour operator, non mi risulta che ci sia qualcuno che fa il tour operator in Sardegna, eppure c'è gente che opera in Sardegna, lo dico a chi sta progettando questo, specialmente lo dico alla regione. Com'è che alla regione non si considerano queste persone? Che io conosco, io ne conosco molte. Perché? Al senso del quale ovviamente vengono queste considerazioni con le stakeholder, quindi noi come FIAB, a livello nazionale, perché come FIAB a livello locale risulta essere, io conosco bene la FIAB a livello locale, infatti sei venuta tu a presentare la FIAB, Virgilio è una persona, il limite è questo. No, il limite di tempo anche. Anche il limite di tempo. Siccome capita sempre che quando c'è qualcuno che è o interviene in maniera difforme rispetto a quello che è le aspettative generali. Io ho soltanto risposto a lei, e siccome io conosco la FIAB di Cagliari più di quanto non la conosci tu, voglio dire alcune altre cose andando oltre. Per esempio, sul problema dell'utilizzo della bicicletta, una delle cose più importanti risulta essere il fattore sicurezza. Il fattore sicurezza vuol dire l'interazione che esiste fra usare la bicicletta nel traffico normale, adesso sto parlando delle aree urbane, e il fattore sicurezza è una cosa importante. Fra le cose insicure oggi risulta essere la denuncia, e qui
quindi cercare di diminuire l'uso del telefonino con le automobili normalmente, perché l'uso del telefonino con le automobili, nelle automobili, da parte di chi, sta guidando l'automobile, risulta essere un fattore di grande incidentabilità normale e di grande pericolo tutte le volte che si incontrano queste persone, spesso risultano essere in grande difficoltà per quelli che usano la bicicletta e per quelli che vanno a piedi. Questo è fra le cose essenziali che volevo raccontare qui. Grazie. Grazie. È una cosa normale però, non siete soltanto voi. No, c'è una questione di temi e di... Certo. No, è una questione di temi e di... Certo. Allora ti posso fare una domanda? La rete Natura 2000, per te, che cosa è venuto fuori sulla rete Natura 2000? Formidabile, io non la conoscevo e... Sono soddisfatto. Ho dato il suo una cosa formidabile, ma l'ho detto prima. Però posso aggiungere una cosa? Posso aggiungere una cosa? Le sue considerazioni sono ovviamente giuste. Leggermente fuori tema, perché il nostro è un progetto che ha come scopo primario quello di far conoscere la rete Natura 2000 attraverso la bicicletta. Mi permetto di segnalare che il piano per la mobilità ciclistica che è stato presentato da è un piano che, come hanno egregiamente illustrato, prende in considerazione proprio questo, proprio il problema della sicurezza del ciclista. Quindi prendiamo atto delle sue osservazioni, ovviamente con grande rispetto, però le segnaliamo anche che questo momento specifico è una presentazione di un progetto che non ha come scopo primario il cicloturismo. Abbiamo scelto la bicicletta come mezzo per far conoscere la rete Natura 2000. E incontrando, ci fa piacere che ci sia qui chi cura la pianificazione specificatamente dedicata. Abbiamo sentito parlare di piani, di fondi, perché voglio dire, sono idee molto belle, ma se non ci sono i soldi per realizzarli, rimangono sulla carta. Il fatto che la Regione Sardegna sia particolarmente attiva dal punto di vista dei fondi per i siti Natura 2000, per la gestione, che ripeto sono il nostro principale fine, conoscetevi, utilizzateli anche attraverso la bicicletta, trova oggi una piacevole risposta in strumenti di programmazione territoriale ed economica che ci fa sperare. Una grande fiducia. La mia osservazione, allora vi do io un'informazione ulteriore. Dal punto di vista storico, il fatto che ci sia l'utilizzazione dei fondi di carattere europeo a partire dal 2000, la prima programmazione ancora precedente, 12, risulta essere una cosa recentissima, ma il quaderno verde della Comunità Europea, e sto parlando prima del 2000, sto parlando del 1995, era già attivo all'epoca, l'associazione che operava qui a Cagliari proponeva alla Regione Sardegna di trovare il modo per accedere a questi fondi che erano di carattere europeo. Solo adesso si sta facendo, dopo aver lavorato un sacco, dopo aver non è un caso, un sacco, non è un caso che questo progetto a livello questo progetto locale è stato finanziato, perché come è stato già sottolineato siamo sotto procedura di infrazione, non è un problema della Sardegna, è un problema dell'Italia. Continuano a finanziare questi progetti nell'annualità 2016 solo come ISPRA, su 15 progetti finanziari ne sono passati 3 e uno era uno di questi. Il problema proprio di far conoscere la rete Natura 2000 è un problema che ognuno nel nostro piccolo, il nostro lavoro è un lavoro molto piccolo in un oceano di burocraticità, di problemi. Noi qui abbiamo tralasciato molto la parte economica, abbiamo parlato con molti attori, l'attore spicciolo, il gestore di un agriturismo che sa per esempio che ci sono dei fondi specifici dedicati
a Rete Natura 2000 di attività economiche e non riesce ad accedere per problemi di burocrazia, per difficoltà. Quello che vorremmo semplicemente con questo progetto, molto modestamente, è conoscete la Rete Natura 2000 attraverso l'uso della bicicletta. Nel caso specifico c'è una regione molto attiva, magari in ritardo, su questo io non discuto, ma quello che c'è adesso, se andrà in porto, e il livello di avanzamento peraltro è molto avanzato, perché noi non abbiamo visto carte, abbiamo visto carte accompagnate a finanziamenti già erogati, a finanziamenti prossimi all'erogazione, il che vuol dire anche guardare veramente con fiducia una realtà molto molto attiva. Il progetto che ci hanno fatto vedere, che è il progetto ovviamente della regione, egregiamente rappresentato dai colleghi, mi pare che lavori proprio in funzione della sicurezza. Quindi, su, un po' di fiducia soprattutto nella regione, il nostro progetto è marginale, ripeto, vogliamo far conoscere la Rete Natura 2000 attraverso la bicicletta. Non so se sono stata, se ho risposto in modo... Il mezzo non è fine. Vedevo un valore aggiunto. Io non sono assolutamente una ciclista abituale, lo è responsabile del progetto a cui si deve l'idea, a cui poi dopo noi abbiamo cercato di dare una forma, di dare una forma. Per me, per esempio, che sono proprio l'utente medio, lo dico sempre, una donna di mezza età che va in palestra due volte a settimana, che la felicità di riuscire a fare ieri quanto era? 60 km con bici muscolare è un traguardo, per chi va in bicicletta normale è una scemenza, ma io sono una donna felice, cioè non so, mi sono ammazzata per due anni per fare il progetto, ma poi ce l'ho fatta, infatti si sentono i risultati, però le gambe ancora funzionano, stamattina è un miracolo. Quindi c'è veramente un valore aggiunto di scoperta di territori in una modalità. Io sono un classico turista, sì, faccio il cappeggio, faccio la fricchettona, la vecchia fricchettona, e beh, magari ho scoperto un modo nuovo. Cari altri interventi, la secca volevo intervenire o questa delle domande? No. Io sono un imprenditore agricolo ed è da un po' di tempo però che i problemi rimangono sempre. Io quando scopro la Natura 2000, ma il comune e la regione non va d'accordo con tutte le nostre problematiche. Non, nel senso che i comuni stessi non, nel piano urbanistico non fanno i documenti che vanno fatti per l'area SIC, dovevano fare la VAS dentro la vinca, invece non è stata fatta. Che comune? No, la puoi rispondere, non so se... No, ma guarda, la risposta la abbiamo mandato a un comune, il Ministero dell'Ambiente, e gli ha detto proprio al comune di rispondere. Non volevo farlo. Ma preferiscono, tanto quelli della regione sanno quale comune è, perché gli ha mandato la... I problemi sono questi qua. Io, imprenditore agricolo, non posso attingere a nessun finanziamento agricolo, non posso partecipare a nessun, anche se voi, sono il proprietario del terreno, l'unico titolato a prendere il finanziamento, perché lo devo gestire. Chi se non gestisce il proprietario? La massima, i terreni, la buona parte sono gli agricoltori. Io non ho visto nessun tipo di, sia del PSR per l'agricoltura, che vada aiutare gli agricoltori nella tutela del sì. Ci sta penso appunto un interlocutore prendiamo il riporto del Consiglio dell'agricoltura della Sardegna, non ce n'è uno, lo stavo per mandare alla Comunità Europea proprio perché non rispetta la direttiva Abita, perché noi ci dobbiamo impegnare a rispettare la direttiva Abita in qualsiasi cosa facciamo, anche se io devo fare una potatura di una pianta, devo fare la valutazione di incidenza. È così? No, forse è un'eccezione. No, l'ho fatto. Ho fatto. Uno, non me la volevano neanche dare a me. Cioè, avevo 50 ettari di bosco e stavo facendo la potatura. Ho dovuto fare la valutazione di incidenza. Allora, sì, in realtà è vero che è necessario. Natura 2000 ha uno scopo che è quello di
di tutelare un po' l'ambiente, la biodiversità, quindi necessariamente si richiede un po' di responsabilità in più ai cittadini. La valutazione di incidenza è in realtà l'unica procedura che esiste, cioè non ci sono divieti di carattere assoluto, però si chiede ogni volta che si fa un progetto, qualsiasi piano o progetto deve essere sottoposto ad una valutazione in modo tale che quel progetto non distrugga o non vada a limitare in maniera esagerata un habitat o una specie esistente. Quindi è vero, uno dei problemi fondamentali che hanno sicuramente gli allevatori e gli agricoltori del territorio è quello di dover sottostare a questa procedura. Però diciamo che esistono tutta una serie di finanziamenti, io qua non ne ho parlato naturalmente perché noi gestiamo finanziamenti dell'ambiente, dell'assessorato ambiente, che sono dedicati agli enti pubblici, ma esiste uno strumento finanziario dedicato all'agricoltura che è appunto il PSR. Non dà niente, ne cerchi uno, non dà niente. Guardi, la misura 10. Guardi, c'è solo la gallina, non c'è nient'altro. Cioè, tutti gli altri SIC sono per conto loro, gli agricoltori non possono fare niente. Cioè, diteci, noi dobbiamo rispettare l'ambiente e non possiamo accedere all'ambiente. Un'altra cosa, gli altri SIC non rientrano nelle zone svantaggiate. E noi gli svantaggi che abbiamo come area SIC sono 10 volte di più dagli aree svantaggiate. Allora, nel PSR in quasi tutte le misure è prevista una priorità per gli allevatori che sono all'interno delle aree Natura 2000. Ora io non ce li ho sotto mano, non possiamo... La normativa sugli aree, siccome risultiamo essere un ente, un'area parco, a livello un'area parco, l'area sì che è un'area parco, è un parco? No, è completamente un'area diverso. È più dell'area parco? No, è molto meno. Purtroppo è diverso. Allora, se lei si fosse trovato in area parco, molto probabilmente la potatura non avrebbe neanche potuto farla. Cioè, in area parco ci sono dei vincoli che sono decisamente molto più elevati e molto più stringenti. Nell'areparto non si può assolutamente andare a caccia, non si può modificare, ci sono divieti di modifica del territorio, divieti. Ma anche il SIC lo prevede, anche il SIC è uguale. Il SIC prevede la valutazione di incidenza, cioè nessuno mi dice perché il comune, perché il comune non lo fa e voi gli avete dato l'ok, perché il Ministero dell'Ambiente gli ha detto al comune di verificarsi se la valutazione di incidenza era dentro la VAS. Se non era così, di studiarsi la direttiva Habitat, in poche parole. Sì, forse. Cioè, dunque c'è l'agricoltore che fa ricorso anche al ministero per una cosa che il comune non sta facendo. Io però la invito a venire, magari non suffice a raccontare esattamente. No, lo sapete, sono venuto per il piano urbanistico, ci avete una mano. Una malocco così di mio cuore. Forse non sono gli stessi. No, più che altro io capisco che lei sta parlando di tutta una serie di problemi. Un conto è il primo problema dell'incidenza, un conto è il comune che deve fare un piano urbanistico e il piano urbanistico va sottoposto alla VAS e integrato con la valutazione di incidenza. Non so se magari vuole qualche informazione. Guardi, no. La collega gli do la lettera del ministero, qui fa riferimento a tutta una serie di cose pregresse. Oggetto, segnalazione recante piano urbanistico comunale di, devo dire il numero del comune? Il comune di cui alle delibere di consiglio comunale, numero eccetera, è una che riguarda la VAS. Si fa riferimento alla segnalazione pervenuta dal dottor X, protocollata all'ingresso di questo ufficio, concernente alcune variazioni della destinazione d'uso che sarebbero in via di attuazione nel PUC del comune D e che interesserebbero anche aree in questa località. Premesso che questo ufficio non è a conoscenza dei fatti descritti, quindi il Ministero le sta dicendo non sappiamo niente. Dalla segnalazione risulta che alcune di queste zone, attualmente a destinazione agricola, verrebbero identificate come aree turistiche F1 e F2.
È stato verificato che i terreni di eccetera rientrano all'interno del SIC ETB XX, ma non si è a conoscenza della integrazione della valutazione di incidenza del piano urbanistico comunale in questione all'interno della procedura di VAS. Sì, Agnese, temo che dobbiamo far intervenire la collega che sì, è il nostro... Come è che dicono gli inglesi, dicono l'elefante nella stanza, cioè quello di cui nessuno parla, ma che a un certo punto bisogna chiamare in causa. Con la presente si richiede pertanto a questa amministrazione di riscontrare le osservazioni citate direttamente al richiedente, con particolare riferimento alle forme di tutela degli aspetti ambientali di cui la direttiva Habitat inerente si chiama Natura 2000 e presenti, dando le informazioni per conoscenza anche a questa direzione. Allora, qua pare di capire che ci sia una persona che ha fatto una segnalazione direttamente al Ministero sulle procedure del piano urbanistico e il Ministero ha eccepito che manca qualcosa, che non sono a conoscenza del fatto che ci sia stata l'integrazione della valutazione di incidenza all'interno del piano urbanistico. Sai se questo comune che vieni ora a vedere ha fatto la base, sì o no? Ma come l'ingegnere Agnese Marcus è la responsabile della valutazione ambientale strategica della regione Sardegna, della versione ambiente. Buongiorno a tutti. Allora, una precisazione d'obbligo sulla valutazione ambientale strategica, che la valutazione ambientale strategica di livello comunale come competenza assegnata alle province, non alla regione. Quindi io posso intuire di che cosa si tratti, però non è sicuramente un procedimento che abbiamo seguito noi. Qua è passato anche da voi, voi avete detto che tutte quelle aree non potevano essere insediate zone turistiche e poi invece avete dato l'ok anche voi. Se il piano urbanistico da noi è presumibilmente passato, per la procedura di valutazione di incidenza che è rimasta e rimane comunque in capo alla regione, quindi nell'iter di approvazione di un piano urbanistico, laddove il piano urbanistico riguardi aree SIC e ZPS, nell'iter di approvazione il piano urbanistico deve essere assoggettato a valutazione di incidenza che viene esitata in regione e successivamente, o comunque all'interno del più ampio processo di VAS, a valutazione ambientale strategica che viene esitato dalla provincia. Quindi la provincia, prima di emettere il suo parere sulla VAS del piano urbanistico, deve sapere che cosa ha detto la regione per quanto attiene alla valutazione di incidenza. Quindi questo piano sicuramente ha delle aree SIC. Il Ministero sta dicendo: non so che cosa riceva la valutazione di incidenza per questo piano, perché non ho evidenza dell'avvenuta integrazione, così mi sembra di capire, dell'avvenuta integrazione della vinca dentro la VAS. Non so se nel parere motivato poche parole, è vuoto, nel piano urbanistico non si evidenziano i danni che la zona turistica crea al SIC, o viceversa, o come si chiama? Faccio la zona turistica qui, però in compenso vado a migliorare l'area SIC dall'altra parte. Non c'è niente, non si vanno a parlare di nessun tipo di che danno può creare l'insediamento turistico dall'altra. Non c'è, queste non c'è considerazioni niente. Sono considerazioni proprie di una valutazione di incidenza, cioè se io propongo degli interventi, delle variazioni di uso di una porzione di territorio che ricade in ambito SIC, la valutazione di incidenza ha il dovere, lo scopo e il dovere di valutare se queste variazioni di uso possono essere pericolose, dannose, impattanti per gli habitat delle specie che hanno portato alla designazione di questi. Se non abbiamo gli esiti di questo studio e la valutazione da parte dell'autorità competente, non possiamo sapere. E l'autorità competente però in questo caso è il comune. È il comune che deve. Ma quella lettera è stata mandata al comune. Cioè il comune ha approvato definitivamente il PUC con quella, senza aver fatto niente. Allora, io che non vi posso dire che non è comunque, letto, nel 2000, è sicuramente un comune nel 95-98 avevo fatto
Oh, volevo fare un progetto live. Avevo chiesto al comune. Adesso stiamo per andando un po' più. Ah, sì, adesso è un caso molto particolare, però. No, io penso, cioè, tiri fuori la difficoltà di gestire un territorio, di gestire. No, il problema è che neanche i comuni non hanno nessuna sensibilità per le aree sicche, non gli fa niente. Diciamo che la normativa in teoria... No, io agricoltore ci perdo i finanziamenti se non rispetto la direttiva habitat. Se anche non faccio una qualcosa che disturbi l'habitat, a me mi tolgono i finanziamenti. È così. Prendo un impegno io, cioè rispetta la direttiva abita, io prendo i soldi e rispetto. Anche il comune. Anche il comune. Fare nel piano urbanistico, se decide di fare le zone F dove non si possono fare. E dunque anche i comuni non conoscono le aree, non sanno ancora niente di tutte queste cose. Io prima ho detto che uno dei problemi è anche quello della scarsa comunicazione, scarsa diffusione. Ah, un'altra cosa. Le dico che comunque i comuni sono a conoscenza, conoscono perfettamente tutto il piano di gestione. Che avete approvato di quel comune, c'è scritto che l'area più pericolosa sono le zone turistiche, cioè gli insediamenti turistici sono la parte che danneggiano di più tutta l'area. Va bene, dai. Comunque io la invito, se vuole, a venire in ufficio, magari ne parliamo, ci spiega nel dettaglio il problema, così possiamo darle una mano. In questo senso pubblico non ce la facciamo, quindi la inviterei a rinviare la discussione un generale, grazie, perché anche questo fa parte di uno dei risultati, cioè per noi è importante sentire le realtà locali, dal caso singolo, magari un po' troppo singolo da discutere, anzi ringraziamo la collega, sentire un po' tutto e anche parlare con chi vive sul territorio e poter poi al limite nel nostro piccolo riportare in grande le problematiche, non è la prima volta che ci capita, però ecco, in casi così specifici magari è meglio che ve li mediate tra di voi. No, io devo soltanto rimandare un sollecito al ministero, certo. E avremo risolto il problema senza dover. Io invece volevo fare una domanda così banale sulla segnaletica, rispetto alla segnaletica delle ciclovie. Avete mai pensato a una segnaletica dedicata anche alle potenziali specificamente, non mi sembrava la segnaletica che ho visto comunque hanno parlato del codice urbano, voglio dire, no. Del codice del paesaggio, quindi non dedicati esattamente alle aree naturali e comunque generali di interesse, abbiamo pensato così a dei segnali che potessero essere utili proprio per indicare e comunque indirizzare al. Paola. Scusate, abbiamo avuto dei problemi, si è capito informatici. Si è animato anche un computer. È stata una tua registrazione, ma più che sì, abbiamo provato a fare degli approfondimenti proprio su tutta quella segnaletica di indicativi all'interno della rete, quindi non solo appunto dare dati tecnici su distanze, lunghezze, pendenze, eccetera, ma appunto orientare anche verso particolari punti di interesse, aree che possono essere indicate appunto per correre gli itinerari. Poi ovviamente saranno le successive fasi di progettazione che in ogni itinerario dovranno essere appunto... Perché ho sentito per 2 settimane, sai, si chiedeva, ma non c'è nessuna segnalazione, non c'è nessuna segnalazione.